Buongiorno, riprendiamo con l'esame delle osservazioni per quel che riguarda la schedatura degli edifici. Oggi concluderemo e avremo poi da riprendere in mano le situazioni che hanno richiesto un approfondimento all'esame della Commissione. Siamo arrivati all'osservazione 614 da fare. Prego, Assessore. La 613 ce l'ha fatta. Io ce l'ho come fatta, Ah. controllo. È stata fatta. Ok. Buonasera a tutti, osservazione 614. Allora. Ci viene segnalato che un fabbricato è indicato come RA senza il numero, quindi un errore proprio materiale. Si chiede la classificazione ARA2, parzialmente accolta l'istruttore dell'ufficio, nel senso che l'errore c'è perché va indicato o 1 o 2 come classificazione. Però l'ufficio ritiene di indicare la classificazione 1. Vediamo. Osservazioni. Simone, che vuol dire RA 1, 2 o RA 1? È uguale alla classificazione 1 e 2. L'unica differenza è che qui siamo dentro un borgo, è per questo che compare la sigla RA. La normativa è identica, quindi è 1 o 2. L'ufficio propone di schedarlo 1. E Lo quindi va lascerei come quelle di rivedere un attimino io. bene. Sono anch'io un po' in dubbio perché, per carità, c'è tutta la consistenza del caso, quindi insomma, non mi sembra neanche in condizioni facili per esprimere degli ampliamenti, perché mi pare di capire che c'è un versante, insomma, però qualche trasformazione mi pare sia stata. Ok, lo mettiamo da parte. Infatti, prima di riprendere in mano quell'altre, senza vedere le foto, secondo me la Commissione deve mettere un limite entro il quale le trasformazioni possono precludere o meno la classificazione 1. Capito, Jacopo, come dico, qual è il limite che interviene per mantenere l'1 o andare in 2? È più semplice per tutti. Senza vedere foto, dice, quale potrebbe essere la metodologia? Andiamo avanti. Allora, osservazione 626. Si tratta di un immobile che non è stato individuato come appartenente al patrimonio storico, se ne chiede invece il riconoscimento in questo senso, l'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento. Vediamo. Mi pare che su questo non ci siano dubbi. Poi, 628, che è anche l'ultima delle osservazioni Scusami su. un attimo, Simone, ma c'è della muratura sotto. Non era presente nelle carte storiche questo edificio comunque. Qui accanto alla finestra c'è mica della muratura. Ah no, No. niente. No, Ok. Michela, deriva da un condono, non so se ha visto nella Ah, documentazione. ecco, no, l'ho visto ora, ok, perfetto.
Ok, poi l'ultima delle osservazioni sulle classificazioni è la 628. Una è una richiesta normativa, una invece è una richiesta di classificazione. Perché se capisco bene dalla sintesi dell'osservazione, non è classificato, quindi è un edificio sparso in territorio rurale e l'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Vediamo. No, cavolo, ma qui l'edificio c'è, ragazzi, eh. Sì, qui l'edificio c'è, va capito se è recente o ha un valore storico. Manuela, ci puoi dire qualcosa dal punto di vista dell'istruttoria? Sì, guarda, stavo guardando la richiesta e l'istruttoria. Forse anche questa è da approfondire perché ha ragione Michela, cioè non capisco come mai non... L'edificio è A vederlo Perché così. chiedeva la conferma della precedente classificazione. Ora non so, ma questo Ma infatti io dico, se c'è la Antonella era già precedente è il classificazione, classificato? se dice si chiede la conferma della precedente classificazione, Ma che vuol no, ma dire? della precedente Riccardo si riferisce al regolamento urbanistico. Era classificato come R3, interesse ambientale. Ma nel piano operativo? Aspetta un secondo che guardo, eh. Nel PO, a leggere l'osservazione come è stata, diciamo, sintetizzata, sembra che noi non l'abbiamo riconosciuto, ecco, a differenza di quello che era accaduto nel regolamento urbanistico. Perché dice la nuova schedatura non indica lo stato di conservazione fisica dell'edificio, né lo stato dei caratteri tipologici. Quindi, secondo me, l'abbiamo schedato. Aspetta, aspetta, sto cercando di capire i catastali, un secondo. Hai ragione, Manola. Perché chiede la conferma della precedente classificazione, quindi sembra che fosse schedato esistente l'edificio. No, allora, No, sembra quasi, leggendo la sintesi, che io ho restituito male alla commissione, ma perché non riesco a capire com'è classificato ora, sembra quasi che ci sia invece la schedatura, Michela, cioè che ho sbagliato io a dirvi che non c'era, perché dice la c'è, nuova schedatura. esatto. L'edificio è Quindi questo, da l'ho 1 a trovato 2 tramite è catastali. questo. Eccolo Da 1 qui, a è questo 2. qua. Ecco, Oh. allora non è chiara l'osservazione, ma voleva, diciamo, ritornare alla schedatura precedente del regolamento urbanistico, che probabilmente era un 2, non lo so. No, più che Da 1 a altro 2. la sintesi dell'osservazione va un pochino sistemata. Sì, Perché... e forse va rivista anche un pochino l'istruttoria, renderla più chiara. Possiamo riguardare le fotografie, per favore? Quindi è un 1 e l'osservante chiede... Non è che chiede un 2, dice si chiede la conferma della precedente classificazione, che era quella dell'RU però. Allora, è Questa è la chiaro che la... sintesi, questa qui è quello che chiede nell'osservazione, eccola qui. Sì, allora, le osservazioni sono dei contributi collaborativi, quindi non è che se uno usa un'espressione tecnica non precisa non vanno prese in considerazione. È chiaro che lui chiede, siccome la vecchia classificazione dell'R1 non c'è più, perché era un R3 non c'è più, quella diciamo più vicina all'R3, no? È il 2. È evidente che lui chiede, no, che invece che sia che invece che essere classificato 1 sia classificato in modo più favorevole dal punto di vista degli interventi. Quindi noi dobbiamo valutare la sostanza che è questa e dobbiamo stabilire se questo edificio è da 1 o da 2. Ora, si possono rivedere le foto, Antonella? Io vi dico la sincera verità, non riesco neanche a vederlo tanto bene. Vediamo Andrea, mentre
nemmeno a grandirle. vedono tante frasche. Cioè, questo, allora, questa è una di quelle situazioni in cui onestamente le foto ci sono, quindi l'osservante il suo l'ha fatto, però non è che siano, diciamo, a secondo me, secondo la mia opinione, del tutto esaustive. Ecco, non lo so, potrebbe essere anche da sopralluogo questo. Sì. Che dite, commissari? Secondo me sì. E quindi che la mettiamo come rivedere, ci si va a fare un sopralluogo? Non lo so, intanto mettiamola da parte e poi vediamo un attimo, anche a seconda di come ci comportiamo su quelle borderline, no? Nel senso che poi forse No. c'è da partire da quelle, no? Da quelle borderline e poi dopo Ho anche capito, rivedere. ma quindi borderline c'è poco, eh? Non è che c'è qualcosa, è questo l'edificio, o si va a rivedere o non è che. No, questo c'è da rivederlo per capire se è borderline o no, perché non si vede, è tutto un frascato. Appunto, c'è da andarla a vedere, dico, non è che sulla base. Comunque, io se posso, Simone, dal momento che abbiamo finito, una riflessione che è, come dire, collegata anche a quello che forse voleva dire Alberto, cioè in relazione alle situazioni che ci sono sembrate all'esame più controverse o che necessitano di un approfondimento, effettivamente abbiamo, secondo me, la necessità di capire, proprio condividendolo tra di noi, quali sono le condizioni per cui si riconosce nei fabbricati che esaminiamo l'interesse architettonico e l'interesse ambientale, anche rispetto a quanto abbiamo detto all'inizio e quanto hai sostenuto anche te, cioè questa fase di esame delle osservazioni determina un metodo che rimane poi nel momento in cui il piano sarà approvato e andrà a regime, no? Cioè quando in successive fasi di vita del piano dovessero riproporsi situazioni da osservazione come queste, è chiaro che il nostro ruolo in questa fase ha determinato un orientamento che sarebbe bene si mantenesse anche nel seguito, no? Allora, tenuto conto di questo, bisognerebbe secondo me cercare di capire, anche riesaminandole e confrontandole, quelle che abbiamo ritenuto di dover rivalutare, indipendentemente dal sopralluogo, che quella è una necessità che invece abbiamo perché non riusciamo a essere soddisfatti dalla documentazione che ci è stata prodotta. Lasciamo da perdere il sopralluogo. Concentriamoci su quelle dove la documentazione c'è, ma c'è bisogno di capire qual è la valutazione che gli assegniamo, no? Allora, in quelle situazioni dovremmo cercare di capire qual è il criterio che si mantiene in modo da evitare le disparità di trattamento e si mantiene in una logica che possa consentire poi la continuità dell'impostazione. Non so quale possa essere il metodo più adeguato, lo chiedo anche all'ufficio e all'assessore, se andare progressivamente in rassegna, no? E aprire magari le prime osservazioni che abbiamo ritenuto di dover riesaminare per cercare di capire se da una visione, no? Comparata si riesce a capire quale può essere il criterio. Sì, Io finisco, Simone, semplicemente perché ogni edificio ha la sua storia e la dimostrerà anche quello che vedremo sicuramente. Ecco, forse un criterio interessante potrebbe essere quello di una certa reversibilità di interventi, cioè se questi sono fabbricati storici, fabbricati che hanno avuto delle manomissioni o delle compromissioni significative, cerchiamo forse di poter individuare un criterio significativo nel capire se gli interventi in questione ne hanno a tal punto alterato la consistenza originaria fino anche all'irreversibilità della stessa. E questo in alcuni casi si vede nelle coperture, appunto, ma nelle aperture anche. Insomma, ci sono forse, ecco, dei metodi che ci possono aiutare in questo. io farei in questo modo. Nel frattempo, visto che si è collegato il presidente del Consiglio Comunale,
e magari colgo l'occasione per dirgli al punto in cui siamo, nel senso che abbiamo, Andrea, guardato tutte le osservazioni sulle classificazioni, ne abbiamo messe da parte un certo numero che erano quelle che ci sembravano un pochino più incerte, borderline, e adesso ci stiamo interrogando, diciamo, sui criteri che vanno utilizzati per sciogliere, diciamo, i dubbi che ci sono su queste osservazioni che abbiamo messo da parte. Io farei in questo modo. Io intanto le riprenderei in esame. Quelle sulle quali abbiamo un'incertezza, no? Perché vi ricordo che ce ne sono alcune che abbiamo messo da parte perché mancavano le foto. Su quelle va fatto un ragionamento anche più squisitamente giuridico, anche forse sentendo il dirigente. Poi ci sono quelle dove abbiamo detto che è necessario il sopralluogo e quelle, diciamo, le possiamo riprendere in esame solo dopo, secondo me, che abbiamo sciolto i nodi su quelle incerte per capire se su tutte è ancora necessario un sopralluogo o no, in funzione, diciamo, dello scioglimento dei nodi su quelle che ci sembrano incerte. Su quelle che ci sembrano incerte, io le riguarderei in sequenza ora e magari ci appuntiamo diciamo così, le caratteristiche, no, di trasformazione che dicevi te, Jacopo, no? Cioè, prendiamo in esame ogni singolo edificio e diciamo, allora, qui il livello di compromissione riguarda, e ce lo appuntiamo proprio, no? E poi andiamo avanti in questo modo. Dopodiché, quando le abbiamo riviste tutte, forse diciamo, la capacità di operare una comparazione è più semplice. E forse anche la possibilità di trovare un criterio, perché io ho l'impressione che il criterio venga fuori da un lavoro non, diciamo, deduttivo, ma induttivo, no? Cioè, partendo dai casi concreti, probabilmente riusciamo anche poi a capire qual è il criterio guida. Quindi io, se siete d'accordo, farei così. Poi può anche darsi che la conclusione, Jacopo, sia quella che dici te, però partirei dai casi concreti per vedere appunto quali sono gli elementi di distinzione e di analogia dei fabbricati che abbiamo messo da parte. Va bene? Sì, ora io mi ero fermato a quell'ultima osservazione perché sono sempre un po' più lento, no? Dice, si chiede che per una maggior fattibilità di recupero, dice, anche per l'edificio di pregio architettonico venga riconosciuta una premialità in termini di superficie. Ecco, qui va fatta quell'analisi e quel ragionamento che si diceva l'altro giorno, anche per quegli edifici storici classificati 1, mi sembra di capire cosa vogliamo fare. Sì, questa poi è la parte normativa, no? Sì. Che abbiamo lasciato da parte. Cioè, una volta detto che gli edifici sono uno o due, poi dopo sull'uno, no? Alcuni di voi hanno chiesto un approfondimento sulle possibilità, diciamo, che ci sono, che ci possono essere. E quindi quella, diciamo, è la parte normativa, no? Della vicenda, diciamo così. Mentre adesso dovremmo stabilire un criterio sulla classificazione. Quindi io li riguarderei. E così proviamo a capire quali sono gli elementi di comunanza e di diversità. Io secondo me, Simone, come avevo già detto, per questi edifici qui, gli interventi che sono stati fatti sull'edificio nel tempo incidono per me. Poi la posizione dell'edificio per una possibile urbanizzazione, e se c'è posto, se il posto è pianeggiante, anche per una demolizione, una fedele ricostruzione dell'edificio, chiaramente se non è in cima a un uliveto, come si diceva. Poi una richiesta di prima casa su questi edifici. Per me sono tutte cose che potrebbero incidere Casa sul. ci si può fare, Michela. Lo so, però se l'edificio è già un edificio facilmente urbanizzabile, che ti permette, come ti dicevo, la demolizione e una fedele ricostruzione, se l'edificio è magari stato ritoccato nel tempo, capito? Tutte cose magari che potrebbero per me essere un criterio per poterlo valutare. Però andando avanti, guardando forse questi edifici, Guardiamole, ci sta anche che guardandole poi se ne possa trarre de degli spunti per la riflessione di carattere normativo. L'unico modo Voglio è guardarle. L'unico modo è guardarle.
Scusa, no, Ma no. volevo dire una cosa, no, volevo dire una cosa per la commissione perché sia chiaro che noi come ufficio non abbiamo fatto le valutazioni che diceva Michela, eh. Ecco, No, questo. chiaro, chiaro. Però ci sono dei casi borderline a giudizio della commissione. Cerchiamo di approfondire il criterio, poi se approfondendo il criterio riusciamo anche, diciamo, ad avere un'idea più chiara, no? Sulla norma e su qualche correttivo, bene. Proviamo a guardarli, io non vedo altro. Infatti, io volevo capire una cosa. Sì, se colui che chiede questo cambio o meno lo chiede per la prima cassa, subisce un trattamento, e se invece non lo chiede per la prima cassa, no, essendo magari lo stesso edificio. Cioè, qui c'è da capire bene se si decide questo, se chi lo fa per la prima cassa gli si può dare tranquillamente qualcosa in più. Diciamolo subito, è Però, anche scusami, la no, questione ragionarlo su non quello è che magari soltanto. diceva la Michela, magari anche giustamente, non lo so, può darsi sia anche giusto, però diciamolo subito, che due edifici Però. uguali, se uno lo chiede per la prima casa sì, se uno lo chiede non per la prima casa no, lo decidiamo subito e si decide di darlo o meno. No, Scusate, mi fate di due cose. posso dire qualcosa anch'io? Allora prenotatevi per favore, c'è una chat apposta. Io Dov'è? come faccio non lo so. Insomma, Vai, no, ora. se l'hai detto per primo va bene, dopo sei scatenato, vai, vai, parla. Dopo mi faccio insegnare dall'Antonella. Dicevo però, come Simone l'ha già detto, ora qui c'è un problema di classificazione, perché se il fabbricato è uno, cioè anche se fa la prima casa, poverino, non può essere demolito e ricostruito, perché se no andrebbe inventata un'altra categoria, quindi non è più un uno. Cioè, noi si sta parlando di 5-6 mila fabbricati, o anche 7.000 classificati sul comune di Camaiore, con una logica, cioè il fabbricato 1, indipendentemente dalla prima casa, sopporta o meno l'ampliamento, e questo abbiamo visto quando abbiamo detto, quando l'abbiamo visti tutti, eventualmente ci si fa una pensata, però non può essere un affare della prima casa, una norma della prima casa, perché un conto è un valore architettonico e un conto è un valore sociale. Cioè, a quel punto conviene la prima casa, fargliela fare accanto se uno vuole salvaguardare il fabbricato, se no è tutta l'impostazione, ma non questo, anche il vecchio RU, cioè sono 20 anni passati che la logica del piano è quella, cioè fabbricati classificati 1, 2 e OM che sia. Allora, sull'1 già dal vecchio RU non si faceva nulla, l'R2 gli abbiamo dato un ampliamento e l'abbiamo riportato anche sul PO. E il cambio d'uso, cioè anche se è un 1, lo può fare tranquillamente. Cioè non è che se è classificato 1 non occorre farci la prima casa, cioè per fare il cambio d'uso. È Quindi l'ampliamento. uno c'è la fedele ricostruzione, no? La fedele ricostruzione non è più un fabbricato 1 come fedele ricostruzione, a quel punto diventa un altro oggetto. Cioè, non è che si può mettere sulla M, sulla chiesa, si fa demolire e poi ricostruire quella chiesina che abbiamo lì in piazza Diaz, io dico piazzetta. Cioè, questa è stata bombardata, è stata ricostruita. Però su tutti i libri di storia c'è cioè, che non è la chiesina originaria. Cioè, è rifatta, uguale, identica. Forse se uno passa di lì velocemente dice, guarda, ma è bellina. Però è stata rifatta nel dopoguerra. Quindi è proprio un concetto diverso. Cioè, che è all'origine del piano, cioè i fabbricati 1 per noi erano uguali a quelli monumentali o grosso modo. Abbiamo già consentito le pertinenze agli 1, abbiamo consentito le piscine, però arrivare a dire si demolisce e ricostruisce non ha più senso. Cioè, è un fabbricato classificato 1 con la demolizione e la fedele ricostruzione. Cioè, Cioè, io ho capito come le. Vabbè. Andrea? Allora, io condivido quanto ha detto ora Roberto. Secondo me le cose vanno distinte. Cioè, è un discorso dell'edificio, a prescindere che sia la prima casa o no, secondo me non c'entra nulla la prima casa o seconda casa. Se l'edificio è ritenuto di importanza storica o di valore ambientale, è un discorso. Semmai io cercherei di farli il meno possibile questi edifici storico-ambientali, cioè nel dubbio di dire che non sono così, perché io ho visto c'è della roba che è impresentabile, sono delle cose che fanno veramente schifo e magari sono edifici storici, però dalla classificazione se prima o seconda casa, boh,
o terza casa non ha senso, perché se è un edificio storico veramente, e perché non è che cambia se è prima o seconda casa, se va tutelato va tutelato. Che poi un edificio, cioè ti dici, lo fai come prima casa, poi tra 5 anni non è più prima casa, che fai? Lo riporti a com'è la prima? Non esiste, secondo me. Quindi, quanto come la penso io, è che l'edificio, se è storico, va mantenuto storico, ambientale. Semmai cercherei di limitare il più possibile questi edifici perché siano veramente edifici storici, no? Perché magari una casa di 100 anni fa e viene considerato un edificio storico e fa schifo. Non so se mi rendo, se, nel senso, però distinzione fra quella, ecco, e non sulla prima o seconda. La casa di 100 anni fa è storica, scusa. Sì, dopo, ci sono degli edifici che hanno 100 anni e fanno schifo. Sì, dici che classifichiamoli due, allora vuoi dire questo, che è sempre no, storico. Nel senso, nel dubbio magari classificarlo più a favore dei cittadini. Okay, se è proprio un edificio storico, va bene, ma nel dubbio, dico, se ci deve essere un dubbio a favore dei cittadini, se è una cosa palese, no. Mi taccio. Io le guarderei, così almeno si entra nel vivo. La Michela che voleva dire una cosa. Volevo dire al Favilla, io non faccio la distinzione della prima casa, forse non mi avete capito, io parlavo per gli edifici borderline, comunque non avete frainteso. Io ti volevo dire, Favilla, che gli edifici che erano in R3 quasi tutti e che potevano avere la possibilità di ampliamento sono quasi tutti finiti in uno e non hai capito la differenza, capito? In due ce ne sono rimasti pochissimi. L'hanno gestati tutti, Favilla, e non hai capito il problema. No, ma io sono d'accordo con te. Hai capito qual è la differenza? Ascoltami, Favilla, un secondo. La gente con questo piano qui, che aveva un edificio che si poteva ampliare fino a ora, gente che l'ha anche comprati per ampliarli e ci voleva magari fare la prima casa, l'ampliava di 30 metri, no speculazione, 30 metri ragazzi, 30, dico 30, va bene? Ora se li trova tutti ingessati, sono finiti tutti in uno. Quasi tutti in uno, andatevi a vedere il piano, capito qual è il discorso? No, ma Michele, hai ragione. Piano qui e poi vedete che succede. Scusa, Presidente, Michela, la parola, se è possibile. Sì, comunque hai ragione la Michela, se è così. E però abbiate pazienza, perché siccome siamo a lavorare, oltretutto, insomma, ci pagano per lavorare noi cittadini, cioè non è che noi si può fare, quante ne abbiamo fatte, 6 commissioni, e continuare a fare, ve lo dico con grande sincerità, dei discorsi generici, perché noi le osservazioni sulle quali la commissione aveva dei dubbi le abbiamo messe da parte e guardate, ce l'abbiamo davanti ora a schermo, non è che sono delle centinaia, quindi finiamola di dire delle cose generiche, per piacere, perché io ho anche visto edifici che erano classificati R3 che c'è da domandarsi come fosse possibile che fossero stati classificati R3. L'abbiamo vista anche in questa commissione. La Manola ci ha fatto vedere esempi di come erano prima e di come sono diventati dopo. E c'è da domandarsi come sia stato possibile. Va bene? Allora, siccome qui si sta facendo un lavoro serio e lo si sta facendo grazie a tutti i commissari, lo voglio dire, diamoli dignità al lavoro serio che stiamo facendo. Perché non è che si può dire c'è delle centinaia di casi, ce l'abbiamo davanti i casi dubbi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Abbiamo 20 casi dubbi. Non è che abbiamo delle centinaia di casi dubbi. Poi abbiamo già detto, lo dico al Presidente del Consiglio Comunale che non lo sa, che sarà nostra cura, perché è doveroso fare questo, una volta approvato il PO, attraverso la procedura della correzione degli errori materiali, sulla base dei criteri che la Commissione sta lavorando a definire in questo modo, daremo la possibilità anche ad altri cittadini che non hanno osservato di correggere gli errori, di metterci in condizione di correggere gli errori. Ma vi faccio presente che abbiamo visto parecchie osservazioni e sulla maggior parte non c'erano dei dubbi rispetto all'istruttore dell'ufficio. C'è una minoranza di osservazioni su cui ci sono dei dubbi. Quindi
sicuramente non è, come dire, un campione esaustivo, no? Perché non tutti hanno fatto osservazioni, ma abbiamo di fronte 20 osservazioni. Quindi ragioniamo concretamente delle cose, perché non è vero che tutto quel che era 3 è stato classificato 3, così come non è vero che tutto quello che era classificato 3 era da classificarsi 3, perché l'abbiamo visti qui in commissione degli esempi di trasformazioni sbagliate e irreversibili che hanno fatto un danno al territorio. E io non ti ho detto non passerò alla storia come l'assessore che ha dato il via all'urbanizzazione delle colline di Camaiore. Quindi cerchiamo di mantenere tutti, no, diciamo, come posso dire, la serietà che ha contraddistinto il lavoro della commissione in tutti questi giorni, da parte di tutti, fra l'altro, perché se ripartiamo con i discorsi generici, mi domando cosa abbiamo fatto fino ad ora. Guardiamo le osservazioni, quelle dubbie, e ragioniamo di quelle. Ne abbiamo viste delle centinaia di osservazioni, ne abbiamo messe da parte 20. Cioè, voglio dire, mi sembra che si sta facendo un lavoro serio, no? Infatti, procediamo. E le cominci ad aprire? Sì, grazie. Ok. La numero, Antonella, per favore. Scusate, è la 24. Ok, mi trovo. Voglio precisare per questa osservazione che l'osservante chiede o di andare in rudere o di andare in due. Allora, io suggerirei a quelli più bravi di me, quindi in primo luogo all'ufficio, ma poi anche, voglio dire, Jacopo, Alberto, insomma, quelli che hanno più elementi tecnici, di dire alla commissione quali sono gli elementi, diciamo, di valore di questo edificio e quali invece sono gli elementi di degrado. Così proviamo a segnarceli e poi proviamo, no, a fare un elemento di comparazione via via con gli altri casi che troviamo. Manola, dici te quali sono intanto gli elementi di pregio e gli elementi che invece sono di degrado, nel senso della trasformazione, no? Rispetto alla tipologia storica. Allora, noi abbiamo ragionato in questo senso. Chiaramente il fabbricato, che come vedete in foto non è neanche tutto, perché è una porzione, il fabbricato è ancora più grande, non ha le caratteristiche per essere classificato rudere, perché insomma c'ha una il corpo di fabbrica è complessivamente conservato. In questo non ci piove. Ecco, lo riteniamo un fabbricato che ha mantenute intatte le caratteristiche di un'architettura tipica dell'architettura rurale della pianura, quindi come il rapporto tra pieni e vuoti, le dimensioni delle finestre, le porte di accesso, volume semplice, copertura a capanna. Questo è un modello tipico di un edificio dell'architettura rurale camaiorese. Ma no, scusa, ha bisogno di, chiaramente necessita di opere di manutenzione, ma il recupero di questo edificio può avvenire tranquillamente con opere di manutenzione straordinaria che consentano un numero notevole di opere edilizie. E si ritiene che noi abbiamo ritenuto che la classificazione in due oltretutto la va a stravolgere, perché, come dire, potrebbe andare a modificare radicalmente questo impianto geometrico semplice, rettangolare, con una volumetria pura. Era già stato cambiato di classificazione, leggo, nel 2010 da R1 a R2? Con una determinazione. Non lo so, era stato cambiato, ve lo dico io, però con la prescrizione, cioè aveva delle prescrizioni, questo cambio di classificazione,
che non è che gli permettesse un ampliamento già quel tempo. C'era proprio un cambio di classificazione senza ampliamento. Quali Ci sono sono. gli elementi di degrado, manovra? Se ci sono. Degrado, chiaramente, io elementi di degrado è la manutenzione, non è stato manutenuto e quindi chiaramente, come vedete dalle foto che vedevo, le gronde, probabilmente il tetto dovrà essere rifatto, insomma, cioè, chiaramente, però complessivamente a me appare ben conservato, ecco, non mi sembra che abbia. Non ha elementi di degrado da poterlo classificare come rudere. Guardate anche, per esempio, ecco, fermati qui, Antonella. Un caso particolare, per esempio, di questo edificio è che la gronda è fatta in marmo. E se ne trovano pochissimi di edifici così attualmente perché sono andati tutti distrutti. Era una tecnologia tipica che sfruttava la pietra delle vicinanze, insomma, ecco, il marmo in questo caso. Manola, quel Sì. manufatto, diciamo, di carattere accessorio più basso che è attaccato Sì, è all'edificio. una superfetazione fatta, probabilmente sarà un abuso edilizio o qualche cosa fatto ante 67, però, cioè, chiaro, è una superfetazione, essendo una superfetazione, non è che ti posso dire che ci sta bene, però non è che quello ti costituisce un elemento, siccome c'è una superfetazione, cioè una piccola pertinenza attaccata, allora, secondo noi, si dà l'apertura a Diciamo che è modificarlo. una Perché? superfetazione, diciamo, abbastanza piccola Sì. rispetto all'edificio principale e collocata lateralmente, quindi in un modo che la distingue nettamente dall'edificio principale, che è leggibile. No, questo Ah, mi ti sembra. voglio chiedere una cosa e dopo voglio fare l'intervento anch'io su questo, ma dopo quando l'avete fatto, però superfetazione che si intende? Cioè, perché a volte ho paura che il termine superfetazione, che è un'aggiunta, cos'è Sì, un'estensione? bravo, bravo Riccardo. È un elemento, è un'aggiunta successiva e come dire, spesso e volentieri con un andamento spontaneo, diciamo, insomma, vengono un po' buttate lì a seconda delle esigenze che non hanno una connotazione architettonica che attribuiscono un pregio al fabbricato, lo migliorano. Anzi, in genere le superfettazioni nei piani particolareggiati dei centri storici vengono considerate, sono state considerate come elementi da eliminare. Ti faccio l'esempio. Ti ricordi i bagnetti fatti all'esterno delle case coloniche, quei volumetti che uscivano fuori perché le facevano in genere in cima al vano scala? Non so se ti ricordi, no? Sì, mi ricordo. Ecco. Quindi in genere è un elemento incongruo aggiunto successivamente per rispondere a una funzione specifica, a un'esigenza specifica, ma che, come dire, non producono un pregio, anzi, forse uno svilimento, insomma, dell'edificio. Roberto. Volevo aggiungere che la superfetazione aerea non è solo l'ampliamento, come ha spiegato la Manolora, ma è anche tutto quel discorso delle gronde che si vedevano l'altra commissione, cioè le finestre cambiate col marmo. Ce ne sono tante delle superfetazioni. L'intonaco, quello fatto a Pidocchino, dove lasciano fuori qualche sasso e lo rivedi praticamente quello vecchio, e poi l'intonaco e qualche pezzetto qua e là. Cioè, ce ne sono tantissime di superfetazione, quelle della giunta, che questa poi probabilmente è una superfetazione neanche completamente abusiva. Secondo me questa è ristrutturato. Lì sotto c'era una verandina, c'era qualcosa, lo stallino del maiale, non si sa perché ci avevano aggiunto, ma nel tempo, non da ora. Quindi probabilmente poi hanno rifatto il tetto e l'hanno consolidato. Però ecco, la superfetazione è quella plastica che c'è sulla porta. Sono tutte una serie di oggetti che trasformano il fabbricato principale. Poi vorrei dire quello che avevo detto anche le altre commissioni. Quando guardiamo questi fabbricati uno, cioè bisogna fare una distinzione fra l'uno degli oliveti, e sarebbero i vecchi metati e quella roba lì, e gli uno che sono in campagna. Perché gli uno della campagna, di Capezzano, sono fabbricati quasi tutti di civile abitazione. Difficilmente si trovano degli annessi agricoli, quindi la costruzione, cioè il tipico casolare dell'Ottocento era questo qui,
o di prima della guerra. Cioè è una nota diversa se andiamo a prendere quelle nell'oliveto, quei metati fatti su due piani perché non avevano posto, ma uno la prima parte su due e retro su un piano perché c'era il poggio più alto. Cioè è una cosa completamente diversa da questo. Non è paragonabile, ecco, è un metodo di giudizio completamente diverso. Simone? No, io volevo dire questo. Siccome noi dobbiamo fare una riflessione, no, sugli uno dal punto di vista normativo, niente, io mi sento di dire questo, poi è chiaro che è una cosa che va approfondita con l'ufficio, però forse un aspetto che nella norma degli uno si potrebbe prendere in considerazione è proprio il fatto che qualche volta negli uno ci possono anche essere delle superfetazioni. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che se c'è una superfetazione di carattere volumetrico, come in questo caso, no? A me non è che mi preoccupa l'idea che la norma consenta di lavorarci su quella superfetazione con una libertà che ovviamente non c'è sul resto del fabbricato. Nel senso che se il cittadino prende quella superfetazione lì e ora faccio delle ipotesi, sto ragionando a voce alta, e me la trasforma, secondo come fa l'intervento è capace che migliora anche le condizioni del luogo. Cioè l'intervento sulla superfetazione è una cosa, l'intervento sul fabbricato principale è un altro. Allora, siccome io mi sono preso un impegno che è quello di provare a ragionare sulla norma, questa per esempio potrebbe essere una chiave di lettura, non necessariamente l'unica, una prima chiave di lettura che mi viene in mente, no? Cioè fabbricati di questo tipo forse sarebbe il caso di classificarli uno e piuttosto ragionare di una possibilità normativa che riguarda le parti distoniche del fabbricato, anche perché onestamente non è che ci possono essere dei dubbi, no? In un caso di questo genere, su qual è la superfetazione e qual è invece la parte che va preservata. Allora, forse si potrebbe provare a ragionare di una norma che, no, salvaguarda sempre il fabbricato nel senso del valore e poi dice, di fronte a superfetazioni con certe caratteristiche si possono fare certe cose. Ecco, questo per esempio può essere un terreno di riflessione. Non sono in grado di fare una proposta oggi, però vi dico, mi sembrerebbe intelligente, è la mia opinione ovviamente, una strada di questo tipo qui. Ecco, cioè la salvaguardia del valore con l'uno e piuttosto un'apertura sull'I1 alle superfetazioni, cioè come ci si comporta di fronte alle superfetazioni. Awesome. Ma è un ragionamento a voce alta, quindi può avere parecchi limiti, perché... Awesome. Sì, certo, io. Ok. Allora, io questo è uno dei primi casi che abbiamo visto e è nata da qui anche una parte poi delle riflessioni che riguardano altri fabbricati che sono già civile abitazione allo stato attuale e che hanno chiesto in ragione di magari livelli di compromissione dal punto di vista manutentivo una rivalutazione della loro classificazione. Per me questo è uno dei casi che ha meno dubbio, tra l'altro, perché insomma, la consistenza è del tutto riconoscibile, non ci sono particolari segni se non quelli del tempo e del disuso, e del resto se vi guardate poi anche l'osservazione c'è un'istanza a cui l'ufficio aveva risposto una decina d'anni fa indicando anche quali erano le condizioni per una già allora attuata riclassificazione del fabbricato che identificavano i valori nell'immagine esterna del fabbricato, addirittura cioè, si ammette il cordolo in quella riclassificazione, si dice chiaramente attenzione perché all'esterno si fa soltanto restauro e non si fanno interventi che modifichino l'aspetto esterno, ampiamente compresi. Allora, le ragioni tecniche con cui la Manola e anche Roberto hanno motivato
l'istruttore dell'ufficio secondo me sono valide, una volta di più per il fatto che noi rispetto a un edificio del genere ci viene chiesto di valutare in termini conservativi veramente l'immagine esterna, cioè questo è un edificio che per consistenza e caratteristica ha la possibilità di essere ampiamente riorganizzato all'interno, mutare con agio le proprie funzioni, ha oltretutto la disponibilità di un volume pertinenziale che gli è già stato realizzato accanto e che anche secondo me tutto sommato costruisce una superfetazione piuttosto limitata, perché è indipendente, ben riconoscibile e distinto, e forse ecco, potrebbe anche essere uno di quei casi, questo, in cui si dà, cioè si può prendere a modello questo caso per dire cosa è successo a un fabbricato storico a cui, in assenza di determinate regole, si è generato accanto un'altra situazione che probabilmente corrispondeva a un bisogno di chi all'epoca occupava questa abitazione e che oggi produce un contesto in cui noi riconosciamo o un valore ambientale o un valore architettonico. Per me un valore architettonico, ma teniamo conto che quel valore architettonico è, come dire, si legge insieme anche a quella superfetazione lì, cioè a maggior ragione abbiamo la necessità, secondo me, di interpretare nella norma la necessità che alcuni edifici, particolarmente magari in colline e montagne, come diceva anche Roberto, possano avere la necessità di qualche superfetazione anche in volume, pur avendo un valore architettonico. Qui noi ci abbiamo la dimostrazione. Riccardo, volevi intervenire? Che prima dicevi che volevi fare l'intervento? Sì, ma io non ho dubbi sulla classificazione di questo edificio. Tant'è poi mi risulta così, un edificio imponente. Volevo anche chiedere poi il cambio eventualmente da 1 a 2, cosa comporterebbe a questo edificio? Se effettivamente non è un unico proprietario, ma se fossero diversi proprietari, non lo so, comporterebbe, non lo so, che ogni singolo proprietario un incremento di 30-40 metri a porzione di fabbricato, quindi lo cambierebbe radicalmente e modificherebbe completamente l'edificio stesso, non avrebbe più senso, cioè questo edificio qui non si riconoscerebbe più. Quindi, non lo so, valutiamolo attentamente, io ho la mia idea e la porto avanti, al di là di poi come decidiate voi. Io no, scusa, volevo finire. Al di là di quello che decide la commissione, io anche se sono in minoranza porto avanti la mia opinione. Cioè, lo dico con tutto il rispetto per tutti, ma io un'opinione su questo edificio la tengo fino in fondo. Aggiungo un elemento: quando noi abbiamo fatto il primo esame delle osservazioni, in parallelo a questo c'erano anche altri casi che ritenevamo simili, no? O comunque da poter valutare congiuntamente, perché il fabbricato era già un'abitazione, c'era una certa consistenza. Insomma, io per esempio la numero 88 proverei. Però, scusa, Jacopo, prima di guardare le altre, ma aspetta, perché allora... nel senso che questa è una bella, questo è un bel termine di paragone. Poi sciolto il nodo su questo, infatti, volevo dire due cose io quando è il mio turno. Vai, non c'è nessun altro. Volevo dire, riagganciandomi a quello che ha detto Simone, cioè secondo me quello che dici è fattibile e peraltro nei piani particolareggiati di una volta si mettevano che se facevi l'intervento dovevi eliminare una serie di superfetazioni, per esempio sul Camaiore c'è scritto che se tu rifai un intervento di ristrutturazione le finestre le devi riadeguare a rettangolo e tutto quanto, ma lì è tutto centro storico. Su questo senz'altro è possibile dire la superfetazione, è difficile individuare qual è lo strumento, se è un regolamento edilizio o se è a livello di PO.
però è difficile anche individuare qual è la superfetazione, perché l'ampliamento volumetrico l'R1 quindi non lo ammette, e la superfetazione andrebbe individuata, perché se si lascia così generica sulla superfetazione è possibile interventi di ristrutturazione edilizia invece che conservativa ricostruttiva, per esempio questo qui lo leva di lì e me lo mette di dietro, probabilmente si ottiene un bel risultato. È difficile trovare lo strumento, ci va ragionato, però io personalmente sono d'accordo con quello che dice Simone, cioè dividere gli interventi da uno a uno e passare a delle superfetazioni recenti, come in questo caso qui, dargli la possibilità del cambio d'uso, dargli la possibilità di demolizione e ricostruzione, insomma ce ne sono tanti interventi che possono fare migliorativi rispetto al resto del fabbricato. Qualcun altro? Intervenendo Simone solamente sulla parte nuova e lasciando la parte vecchia, diciamo. E potrebbe essere ci si potrebbe lavorare effettivamente, almeno provando a lasciare uno e mantenendo il fabbricato e intervenendo sull'altra parte. Potrebbe essere una soluzione. Questa ammette, cioè si fa con una modifica alla parte normativa. Sì, sulla quale bisogna ragionare. Io però l'ho buttata lì, perché se c'è, come dire, almeno una condivisione del concetto, poi con l'ufficio ci si mette lì e si prova a capire dove si arriva. Ecco. Sì, il concetto funziona. Sì. Impegnativo, ma funziona. E a questo punto che dovremmo fare allora? Però con queste soluzioni? Volevo chiederlo al presidente, siccome queste sono quelle, no, borderline, secondo me è opportuno che tutti i commissari dicano la loro, in modo che capiamo anche. Aspettava appunto che ci fosse. Non è che nessuno può costringere nessuno, ci batterebbe, però. Fosse l'intervento di tutti, ma aspettavo senz'altro Alberto e anche Graziano, nel senso che noi altri tre invece si è già parlato, mi pare. Io oggi sono particolarmente timido, comunque la riflessione che ha fatto Simone mi ha convinto, come quella che ha fatto la Manola e quella che ha fatto Roberto, e oggettivamente è un percorso condivisibile quello dell'uno, perché chiaramente ci sono delle situazioni, è oggettivo, no? Che ci siano delle situazioni da, almeno in questi casi, da tutelare, se vogliamo, come dire, preservare una memoria di certi fabbricati che altrimenti via via stiamo perdendo. E condivido il percorso logico proposto dall'assessore di disciplinare in maniera attenta l'intervento sulla superfetazione. D'accordo. Va bene, allora quello di Graziano lo interpreto come un silenzio assenso. E Graziano è convinto, va bene. E allora direi, Presidente, se sei d'accordo, ce lo segniamo come uno e con questo impegno, insomma, sulla norma, che io, insomma, cioè, ce l'avevo a prescindere, ma diciamo questo, no, è un elemento di dettaglio in più. Poi vediamo se ne vengono fuori anche altri nel corso di questo lavoro. Però intanto un primo elemento è provare a ragionare su una differenziazione della disciplina rispetto alle superfetazioni. Ok, Manola, andiamo avanti. Questo è il 64. Scusa, io avevo annotato, non so se mi sono sbagliata anche, la 37. Che Iacomini, no, io ci ho scritto valutare la normativa, non ci ho scritto metterlo via come gli altri, non so se ai commissari li torna,
Ma la 67, la 37? La 37, sì, che avevo scritto così io. Io come riscontro ho la 37, così almeno si arriva a quel punto. La 37 e la 45. No, vorrei... io 45 nel verbale no. Come problemi di osservazione. La 45 ci manco io. No, no, la 45 a me non mi risulta. No, la 45 no. La 45 l'avevo segnata anch'io insieme alla 37. No, io questo non mi risulta. Ma come io avevo anche la 38. Poi la 38. E poi la 38, sì. Vabbè. La 38 invece è proprio da rivedere. La 37 no, la io la tre... scusatemi, perché siccome bisogna vedere come voi l'avete indicate, io ho usato questa, siccome c'erano alcune che avevate la discussione, eravate in divergenza per quanto riguarda tra di voi, e anche la 38 io non l'ho messa via come insieme alle 24, come il discorso delle 1 no, e 2. Ma invece la 38 sarebbe da riguardare, perché Iacomini teneva persi valori e noi invece come ufficio ritenevamo di confermarli, quindi forse è emblematica. La 38 io ce l'ho da rivedere, infatti. Vabbè, ditemi voi se mi sono saltate qualcuno, me lo dici qua. No, ma volevo dire una cosa a beneficio di quello che dice l'Antonella, poi riguardiamole, ovviamente non c'è sì, problema, sì. Anzi, nel più ci sta il meno, nel senso... Certo, che certo. Però l'Antonella ha detto una cosa corretta, no? Cioè, su alcune si era detto serve un approfondimento istruttorio, su altre avevamo registrato semplicemente una divergenza di opinioni. Però riguardiamole, tanto voglio dire, non è che siamo qui, meglio guardarle una volta in più che una volta in meno, ecco, quindi procediamo. Aspettate, perché ho fatto un altro elenco, aspettate, allora volete la 37? Ma se no, Antonella, ce li segniamo, si guardano dopo, se ora a te ti torna bene scorrere... No, come vi pare, no, non è un problema per me, per me non c'è nessun problema, se volete si riparte con la 37, non è un problema. Ok. Questa è la questione normativa degli uno. Esatto, quindi esatto. Nella, su questo non c'era dubbi sulla classificazione. La 38. Andiamo oltre, Antonella. Andiamo. Questa ve la ricordate che era quella estremamente trasformata rispetto all'impianto originario? Per cui c'è da capire se continuare a mantenere la classificazione risultante dall'istruttore dell'ufficio, vero Manola? Sì, l'avevamo preso tra l'altro come modello emblematico di come gli interventi, come dire, che non rispettano la caratteristica dell'edificio lo trasformino in modo irrecuperabile. Qui in questo caso era un edificio storico presente al catasto ottocentesco, riclassificato dal regolamento urbanistico perché mi sembra che fosse un R2 portato a R3, fatto l'intervento e ora chiedono il recente. E noi abbiamo ritenuto ancora visibile e da, come dire, conservare senza continuare l'intervento di stravolgimento il nucleo originario. Qui vedete la foto originaria, ora Antonella, ecco, però si vede male, insomma, com'era originariamente. Come aveva detto anche l'assessore, secondo me ci sono stati casi nel regolamento urbanistico dove le schedature insomma non corrispondevano in modo tanto coerente con il valore dell'edificio. E purtroppo Iacomini sosteneva ormai è perso e quindi, se mi ricordo bene, lui diceva accogliamo l'osservazione, mentre l'ufficio faceva il discorso della permanenza della cellula originaria come memoria. Guardiamo la foto attuale. Anche perché dovete considerare che se viene classificato recente, ora non sarà quel caso lì, ma i recenti possono fare la sostituzione edilizia, cioè teoricamente potrebbero tirarlo giù e spostarlo. Oltre l'ampliamento, quindi perdere completamente
anche la preesistenza. E magari al secondo tentativo riescono a fare qualcosa di buono, Manola. Per me è un recente. Io fate come vi pare, guardiamolo bene, però... Sì, anche per me mantenerlo uno è un accanimento terapeutico con me. Non è uno, mantenerlo due è accanimento terapeutico. Ma la scusami, Alberto, la differenza di ampliamento sono 10 metri quadri, non è che uno muore, secondo me, se fa 10 metri quadri in meno, ma la differenza sostanziale è che lo potrebbe, ora io non lo so, i progetti diciamo riferiti a questo edificio lo potrebbe demolire e spostare, capito qual è la differenza? Io vorrei fare ovviamente lo fa lo stesso, voglio dire, lo fa un pochino meno ma lo fa lo stesso, non è che non lo fa. Jacopo, che dice in questo caso? Io, scusa Riccardo se ti interrompo, io volevo fare una domanda infatti alla Manola, Roberto, Jacopo e Alberto, ma specifica però, me la fate vedere la foto? Fermi lì. La parte dell'edificio più lontana, no? Quella diciamo che assomiglia un po', poco, ma un pochino ricorda l'edificio originario. Ha ancora un valore tipologico, sì o no? La domanda io la rivolgo alla Manola, a Roberto, a Jacopo e a Alberto. Perché è tutta qui la questione, Nel senso che la Manola non è tanto 10 metri quadrati in più o in meno di ampliamento, la questione è tutta lì, se noi vogliamo consentire una trasformazione che può essere anche totale oppure no, e quindi va capito se c'è un valore o no in quella forma che si vede in fondo alla fotografia sul corpo principale dell'edificio. Questa è la domanda. Rispondo io velocemente e poi gli altri dopo. Qui si legge chiaramente il vecchio fabbricato trasformato che arriva lì fino a dove c'è questo tettuccio lì attaccato al fabbricato. Qual è il problema? L'ha spiegato bene la Manola. Cioè qui non è dall'1 al 2, questo è un già 2. Qui si tratta di capire che in origine lì c'era un fabbricato, su quella, andiamo a vedere la foto di prima. Questo fabbricato è stato trasformato, si legge comunque la parte che è rimasta, diciamo sì, a fedele ricostruzione. Se li facciamo demolire e ricostruire con la sostituzione edilizia, ora non sarà questo caso come diceva la Manola, ma vai lassù con la ruspa, lo sposti perché davanti ti ci viene la piscina, cambia completamente l'assetto non solo del fabbricato ma anche della zona. Cioè in origine lì c'era un fabbricato, è stato trasformato, ma comunque l'urbanizzazione è su quel posto. Uscendo da quella zona, andando da quella classificazione e andando nel recente, quel fabbricato lì all'interno di 300, dei 30 metri della resede può fare quel che gli pare. Cioè, non è questo, ripeto, il fabbricato, perché non è stato fatto tanto tempo fa. Però da questa preesistenza, con il recente, si va a finire da un'altra parte completamente. Cioè non c'è più nulla rispetto alla vecchia storia, ma nemmeno come luogo, non solo come fabbricato. Ecco perché noi abbiamo deciso di proporre queste classificazioni come due, perché come diceva la Manola sono 10 metri quadri solo, più o meno d'ampliamento. Il problema grosso è dell'urbanizzazione di tutta la resede. Finito. Roberto, però mi sembra di aver percepito dal contesto che le rocce affioranti che erano presenti sono già state tolte, no? Hanno già fatto sbancamenti e quant'altro, no? Perché se vedi le foto non era sicuramente il contesto skyline che vogliamo definire quella attuale, quella che era preesistente, no? Quindi... Ma non è da questo caso, io parlo in generale, non riferito solo a quello. Infatti io lo porto come esempio, Roberto, no? Cioè o gli dai la prescrizione che se lo rifanno lo devono riportare indietro, ma mi sembra assurdo, o questo dico ha perso irrimediabilmente i connotati da voler preservare, no? Dico non è qui, perché vedi io ci ragiono sulle cose, mentre su quello di prima ho riconosciuto la situazione, perché oggettivamente si parla di 15 metri quadri contro 300 metri quadri di fabbricato. Qua il rapporto è invertito, secondo me
è predominante l'aspetto recente rispetto a quello che vogliamo conservare. Era questa la riflessione che volevo fare, aggiungendoci che mentre a Capezzano non è stato assolutamente sconvolto, anche perché in un altro contesto la risede, qua ha sbancato e ha fatto di tutto e di più. Si può vedere, Antonella, dove è ubicato l'edificio, se effettivamente avrebbe il posto anche di tirare giù, di spostare l'edificio? Mi fai vedere che c'è intorno, se si può vedere. Oh, Jacopo, ti puoi esprimere un attimo, per favore? Sì, non ho difficoltà. Non ho difficoltà. Nel senso che condivido la preoccupazione dell'ufficio, nel senso che è evidente che non in questo caso, per quanto a livello tecnico sia possibile far tutto oggigiorno, per cui anche immaginare che nonostante si sia in collina e quindi ci sia un resede definito geometricamente all'interno di quel resede lì, se si classifica l'edificio come recente, si possa prendere e spostare facendo opere di contenimento faraoniche e situazioni che costano anche della testa. Per cui sì, è possibile anche qui, non succederà mai, ma potrebbe anche essere ammissibile. La condivido questa preoccupazione in casi analoghi che magari sono anche un pochino più accessibili dal punto di vista della morfologia del territorio, no? In cui per le stesse ragioni si può immaginare come particolarmente impattante il fatto che si venga a urbanizzare un contesto di resede che fino a quel momento lì siamo riusciti, come dire, a contenerlo nell'intorno dell'abitazione. Dopodiché mi viene da dire che probabilmente se ce la risolviamo in termini di classificazione, ce la risolviamo soltanto per questo però edificio. Quindi mi viene da dire all'ufficio: quanto è estesa questa possibile problematica? Cioè che un edificio come questo, che nel frattempo, nella sua storia recente, ha indubitabilmente compromesso e perso i suoi caratteri, c'è poco da dire, ragazzi, cioè se ne riconosce un profilo storico a cui accanto ci sono affiancate e accatastate una serie di trasformazioni che lo fanno veramente sembrare la sua vetrofania. Allora, detto questo, quanto è estesa questa problematica oggettivamente? Perché questo è un po' un casus belli, cioè se ci si limita soltanto a affrontare questa roba qui, probabilmente si può anche classificare come recente il fabbricato, perché ha veramente smarrito tanti dei suoi caratteri originali. Però il problema che solleva l'ufficio è un problema oggettivo. Cioè, arretrare da una classificazione storica un fabbricato che per errori precedenti ha smarrito la sua consistenza può arretrare un gran pregiudizio a tutto il contesto circostante. E già è successo, perché per fare quei lavori lì hanno dovuto comunque compromettere abbastanza dello stato dei luoghi precedenti. Quindi questo è uno di quei casi, secondo me, in cui se ci si limita a guardare il fabbricato non ne usciamo troppo bene. Ma vedendo il posto, Jacopo, io non penso che abbia modo di demolire e ricostruirlo in altro modo. È chiaro che se sei sul pari lo fai meglio. E non ha neanche senso che lo faccia in questo caso qui, no? Questo è fuori di dubbio. Però, capito. Quindi il fabbricato mi sembra che sia diventato recente, sinceramente, e non penso che ci sia questa preoccupazione che lo possa demolire e ricostruire diversamente vedendo questa foto. Io me ne intendo poco, però vedere questa foto qui mi sembra che il problema non sussista. Il fabbricato mi sembra più recente che altro. Però, Michela, su questo fabbricato siamo tutti d'accordo che potrebbe essere un recente. Questo è. Però il metodo che si usa non è sul singolo fabbricato, perché se questo fabbricato qui avesse fatto delle superfetazioni grandi come quelle lì, avesse trasformato tutto con vetroiai come fanno, perché questo l'ha fatto lui sembra aver fatto anche un bel lavoro, anche se è discutibile, però questo non lo demolirà mai, non ci farà mai nulla su questo. Però è il concetto di tutti gli altri, cioè della trasformazione che tutti i fabbricati di queste caratteristiche possono avere sul territorio. Questo è il problema. Qui un fa dei danni, l'ha già fatti i danni, ha fatto una piazzola davanti,
non so quello che può fare. Ora non penso che si metta a sbranare di dietro per spostare il fabbricato. Però non è questo il caso da discutere, secondo me. È un caso generale. Questo può essere benissimo recente, però noi dobbiamo usare un metodo... Ma il criterio è quello, eh? Posso parlare? Posso dire una cosa? Per questo lo dobbiamo adottare per tutti. Posso parlare? Posso dire una cosa? Lo posso fare o meno. Questa foto è emblematica perché vi fa vedere la cellula originaria, che è questa qui, la vedete dove c'ho il cursore, no? E guardate con l'ampliamento che gli aveva dato il regolamento urbanistico quanto ha ampliato l'edificio con tutto quello che facciamo fare, l'ampliamento, la veranda, la centrale termica, il garage, che poi, vabbè, poi tolte tutte le rocce affioranti che sono un invariante strutturale da tutelare, realizzato un bel piazzale sul fronte, ecco, questo è l'esempio, è emblematico questo intervento, che vi fa vedere sulle colline come la stragrande maggioranza degli interventi sono stati condotti, con la perdita, diciamo, del valore architettonico, ambientale che avevano fabbricati originari, che erano, come dire, degli esempi particolari, secondo me anche rari, adesso veramente rari. No, sono stati tutti interventi abusivi allora? Non abusivi, io non lo so. Allora non siamo stati, no, aspetta, siamo stati in grado di darvi delle prescrizioni, perché nel senso, perché si sta dando la colpa al cittadino, no, che ha deturbato tutto e che ha fatto, ma il comune non è stato in grado di dargli delle prescrizioni allora, o sono tutti abusivi o prescrizioni gli sono state date, non gli è stato detto Michela, gli ampliamenti, cioè ora non so io se l'ha fatto preciso al titolo edilizio rilasciato, però fra il regolamento edilizio che è stato votato dal consiglio, quindi garage di 20 metri quadri, forno e legnaia, cisterna per l'acqua, gronde più grandi di quello che si diceva come regolamento edilizio, lui è tutto conforme, per l'amor di Dio, però questa conformità ha portato a uno stravolgimento del fabbricato, cioè questa roba qui gli puoi dare le prescrizioni che ti pare, se un fabbricato uno gli fai fare queste aggiunte qui, se no bisognerebbe andare al consiglio comunale e dire non si fanno più garage, in collina non si fanno garage, il forno e la legnaia non si fa più, la centrale termica ci mettiamo pannelli fuori, cioè è impossibile, è insostenibile una cosa del genere. Giustamente, la strada non ci si fa. Ora è possibile fare una strada in questo modo qui per andare lì? Era un fienile una volta, probabilmente. È chiaro che ha fatto un'urbanizzazione fondamentale. Ora questo è limitato, ma se si fa da tutte le parti, io non so cosa diventa il nostro territorio. Ma io la posso dire una cosa io. Io ieri sera a piedi sono andato a Greppolungo, poi da Greppolungo sono passato via del Pianello e sono, guarda caso, mi casca ora l'occhio. Sono arrivato proprio qui, perché da Greppolungo, via del Pianello, mi porta a Montebello, che si tiene nella zona di Montebello. E lì, secondo il mio punto di vista, c'è stato uno stravolgimento della collina. Andatelo a verificare a piedi, perché un conto è vederlo nelle foto. Andateci a piedi e guardatemi lo stato di quei luoghi, tanto per essere chiaro. Andatelo a vedere quello che è stato fatto in quell'area e quello che chiedono ulteriormente di fare in quell'area. Perché ho visto ce ne sono anche altri in quella zona lì, perché a piedi si vedono le cose. Io vi invito a fare questa riflessione e ad andarci. Non c'è più niente di storico, Riccardo. Ho capito, via, chiudiamo l'argomento, vai. Non c'è più niente di storico lì. Non c'è più niente di storico, ma qualcosa di storico c'è. E io non sono, vabbè, comunque ognuno ha le sue opinioni del territorio, io le mie, e le difendo fino in fondo. Volevo fare una riflessione che è questa, esprimere un'opinione che è questa. L'ufficio mi corregge se sbaglio, mi raccomando. L'addizione edifici di interesse ambientale, che esisteva già nel precedente regolamento urbanistico, non è una definizione a caso. Nel senso che il valore normalmente di questi edifici sta da un lato nella loro origine storica, quindi nella possibilità di rintracciarvi ancora elementi di valore di quel tipo, ma sta anche nel contesto ambientale. Cioè io me lo ricordo anche nel vecchio RU che
se ne teneva conto di questo aspetto, perché spesso il valore, anche chiamiamolo, dell'edificio non è qualcosa di isolato dal contesto, no? Cioè lo stesso edificio inserito in contesti diversi può avere o non avere un valore, perché magari un edificio che ha certe caratteristiche inserito in un certo contesto, proprio perché quelle caratteristiche, no, sono in linea o coerenti o contengono ancora degli elementi di coerenza rispetto al contesto, magari ha un valore. Lo stesso edificio collocato in un contesto completamente diverso, magari un valore non ce l'ha. A me è capitato, senza far nomi, di vedere un intervento molto importante sulle nostre colline con un'architettura che però non corrisponde alla nostra, diciamo, tradizione culturale. Probabilmente lo stesso intervento fatto in un altro contesto, diciamo così, appunto ambientale, avrebbe avuto un valore che non ha invece da noi. Quindi, perché lo dico? Perché nel momento in cui, mi pare lo dicesse Jacopo, si riconosce che qui qualcosa è ancora visibile e c'è un valore ancora di contesto, anche se il grosso è stato, diciamo, no, trasformato in senso peggiorativo, ma c'è ancora un minimo di valore di contesto, nel senso che almeno in teoria è peggiorabile ulteriormente la situazione, beh, forse questo mi sembra un motivo, no, per dare due. Cioè, se uno ritiene che l'impianto planivolumetrico di questo edificio sia comunque allo stato, diciamo, quello compatibile con l'area per come è stata trasformata, e per quale motivo allora noi non dovremmo tenerne conto? Almeno che uno non dica no, l'edificio è, non è leggibile niente di storico in questo edificio, il contesto è neutro rispetto al fatto che gli cambi, diciamo, no, la forma, l'impronta planivolumetrica, e allora siamo nel campo del recente, per l'amor di Dio. Però la Manola ci ha fatto vedere qual è la parte storica dell'edificio, no? Dalla planimetria. Quindi, non a caso stiamo discutendo del 2, eh? Non è che stiamo discutendo di altro, quindi stiamo discutendo di edifici che hanno un livello di trasformazione. Dopodiché io credo questo, siccome, diciamo, non penso nemmeno io che si possa essere sempre d'accordo su tutto, ce lo possiamo anche segnare fra quelli dove c'è Graziano, che dice? Dico, volevo dire questo, Riccardo, ce lo possiamo anche segnare fra quelli dove ci può essere anche una divergenza di opinioni, eh? Non è mica che... Ma certo, ci mancherebbe, nessuno fa qualcosa contro qualcuno. Lo fa per cercare, io perlomeno cerco di tutelare certe caratteristiche del nostro territorio e non lo voglio far assomigliare ad altri territori. Io volevo... Volevo capire però anche Graziano come la pensava. Graziano, di' anche te una cosa, un commissario, ti esprimiti. Graziano, non ti si sente? No. Allora intanto dico io una di questioni. Allora, io l'ho già detto, condivido le valutazioni che fa l'ufficio, che sono prudenziali non tanto in casi, in questo caso, per cui ragionamenti di sostituzione edilizia non hanno alcun senso, neanche in cuore a chi ha fatto questa osservazione. Ma casi simili in contesti collinari, in cui si concedono ampliamenti, per me anche ammissibili, su fabbricati storici, e che poi, come dire, consentono l'allargamento ulteriore delle maglie per far arrivare a volumi che girano all'interno della sede, compromettendo ulteriormente il valore ambientale del contesto, secondo me sono da evitare. Non solo, per quanto mi riguarda, non è neanche scritto da nessuna parte che ci debbano essere le stesse regole in termini accessori fra edifici che hanno un valore storico e che per questo possono avere delle premialità in termini di superfetazioni o di addizioni che gli consentono più facilmente il cambio d'uso o la recuperabilità. Non è per niente detto che per queste ragioni ci debbano essere
gli stessi standard di volumi accessori o di superfici accessorie di una bifamiliare degli anni 50, 60, 70 o attuale. E non è detto che se si recupera prima casa o se si recupera a un'altra funzione un fabbricato in collina in particolari condizioni geomorfologiche ambientali si debba avere diritto a un garage, a una mega taverna, a un'altra situazione accessoria di volume o di superficie. Non è detto, dipende dalle nostre regole, perché se si è consentito questo e poi si è arrivati a un risultato che non ci soddisfa, secondo me dobbiamo avere anche il coraggio di cambiarle quelle indicazioni. Lo dico a noi politici, perché so benissimo che dal punto di vista tecnico ci può anche essere condivisione su questo punto. Lo dico perché con la P minuscola. No, con la P di tutti noi, senza maiuscolo o minuscolo. Lo dico perché il contenuto politico di quello che concediamo in questi contesti di carattere storico può essere ha una gerarchia. Per me la gerarchia è quella che questo patrimonio non vada compromesso o disperso. E i due fattori di compromissione sono, in particolare al giorno d'oggi, l'abbandono e l'incuria, ma anche le trasformazioni fatte a casaccio. Allora, le trasformazioni fatte a casaccio vanno evitate con delle prescrizioni adeguate. Le riconversioni che consentono di utilizzare, con i limiti propri di un'architettura storica, un'architettura per un'altra funzione, vanno invece incoraggiate. E chi recupera un'abitazione storica non può avere l'idea di poter costruire le finestre in lunghezza o una serie di piani sfalsati o altre caratteristiche architettoniche che non sono proprie di quel fabbricato, indipendentemente dagli ampliamenti, indipendentemente da questo. Perché comunque quello che possiamo dire è che politicamente, consentiamo un certo tipo di intervento sul quale poniamo delle prescrizioni a garanzia di una qualità che riconosciamo a determinati fabbricati e che in ragione della possibilità di riconversione riteniamo potersi mantenere. Ma non che si concede tutto comunque sempre. Allora, il ragionamento che stiamo facendo ora è un ragionamento che deve avere dei margini di oggettività e anche deve valere per tutti. Allora, in questo caso, tornando al nostro caso, possiamo anche ritenere del tutto compromessi i caratteri storici. Certo, non possiamo negare che la cellula originaria del fabbricato esistesse storicamente. C'è la documentazione che ce lo conferma. Ci sono state delle superfetazioni in volume? Sì, significative. È bene che ce ne siano di altre in questo contesto o in contesti simili, in ragione del fatto che noi potremmo classificare questo fabbricato come recente? Non lo so. Io sarei prudente. Secondo me la discussione è chiara, chiaramente se qualcuno vuole intervenire siamo qui apposta, però io ho l'impressione che approfondimenti istruttori ulteriori non ne servano. Quindi io sarei per segnarci che questa è una di quelle osservazioni su cui probabilmente non c'è una unanimità di vedute, no? Ce lo segniamo perché noi dobbiamo ancora determinare poi le modalità di votazione e le stabilirà la commissione, no? Ovviamente, perché spetta la commissione. Però non c'è dubbio che l'espressione del voto debba poter essere diversificata sicuramente laddove la diversificazione è nei fatti, no? Cioè ci saranno tante osservazioni dove siamo tutti d'accordo ed è più semplice. Altre in cui invece l'accordo non c'è, e quindi è giusto che ciascuno possa esprimersi. Quindi io direi, se il Presidente è d'accordo, se non serve ulteriori diciamo approfondimenti istruttori, che questa in modo del tutto legittimo ce la segniamo fra quelle dove diciamo alcuni commissari hanno un'opinione diversa dall'ufficio, no? E quindi è giusto che la possano esprimere anche nel voto. Siete d'accordo? Perché è evidente che noi non possiamo pensare, cioè io lo auspicherei, no? L'unanimità su tutto, però non è possibile, forse non è nemmeno giusto.
A me sì, io ritengo che vada bene, tenuto conto che appunto tutte le osservazioni esaminate finora le abbiamo ben sviluppata la situazione, però è evidente che su alcuni temi più specifici, che su No, alcune. poi magari la convergenza ci sarà, eh. Io non dico di no, dico solo che allo Stato mi sembrerebbe che l'istruttoria sia chiara, le questioni pure, e c'è, diciamo, chi ha un approccio più di un tipo piuttosto che di un altro. Io, per esempio, da assessore vi dico, che proprio perché il caso è borderline, mi sento anche un po' di affidarmi al parere dell'ufficio, perché, come sapete, questo è un lavoro anche, dove, diciamo, la politica ha dei limiti, no? E le incontra nelle valutazioni tecniche. Quindi io, come assessore, non me la sento di incoraggiare, diciamo così, una distinzione, no? Rispetto all'istruttore dell'ufficio, che ha una sua ragion d'essere, però la commissione è un organismo libero di valutare e di esprimere il proprio parere. Quindi, siccome registro che non è detto che si sia tutti d'accordo, forse è corretto, diciamo, segnarcela fra quelle dove può darsi che ci sia una necessità di un'espressione di voto, no? Specifica. Ecco, ripeto, al di là delle modalità su come si voterà, che quelle poi le definirete voi, però sicuramente su questi casi. No, si registra una divergenza di opinioni e quindi è giusto che ce la segniamo, insomma, perché questa divergenza eventualmente possa tradursi nel voto, no? Quando si esprime il parere. Va bene? Io sono d'accordo. Sì, io ribadisco che le osservazioni dovranno essere votate una per una. Sì, Riccardo, però la cosa che volevo dire io è questa. A votarsi fa veloce, no? 1, 2, 3, 4, va bene? Perché poi ce ne saranno tante dove siamo tutti d'accordo, come è normale, eh? Io lo dicevo ieri ad una riunione, 24 anni faccio l'amministratore, quindi un po' l'ho viste, diciamo, no? Quindi ce ne sarà una serie dove no, saremo tutti d'accordo, altre dove no, magari non siamo tutti d'accordo, là magari bisogna andare un po' meno veloce, come posso dirlo, no? È tutto qua. Va bene? In buona sostanza, con questa osservazione è come se un modesto quarantenne si fidanzasse oggi con Brigitte Bardot con l'intendimento di sapere che 50 anni fa era una bella ragazza. Capito? È questo quello che facciamo oggi con questa osservazione. Fatto sta che Brigitte Bardot ha sempre 100 anni. Vai! Però ti potrei, diciamo, fare esempi di persone in cui, di ogni sesso, in cui il passare del tempo non gli ha tolto quella bellezza che gli si poteva leggere, diciamo, quando erano giovani. Quindi, come vedi, molto spesso è una questione di punti di vista, eh? Cioè. Ma io mi tengo mio, questa cosa mi tengo, va bene tutto. Per stare al paragone, no? Per stare al paragone, la Manola ce lo legge ancora un valore storico in questo edificio, molto nascosto, me ne rendo conto anch'io, però la Manola prima ci ha fatto vedere, no? Proprio dalla piantina qual è la parte storica dell'edificio, insomma, ce l'ha proprio fatto vedere. Te dici, per me non si vede più, l'ho capito bene quel che dici. C'è una divergenza di opinioni, non c'è nulla di male, ripeto, però segniamocela perché è giusto che abbia un'espressione, insomma, corretta, no? Va Comunque io bene? faccio il toy boy per ultra novantenni, quindi per me va bene. Ragionate Infatti aspettavo il tuo intervento, Roberto. Cristiani, andiamo. Allora, l'osservazione 45 è uguale alla 37, cioè è di carattere normativo, cioè dovrà essere riconsiderata rispetto agli interventi che potranno essere oggetto di riconsiderazione sugli 1, cioè non ci sono problemi di classificazione sull'1. Direi, ok, Poi avanti. c'è il 74.
È vero o no? Siamo allineati a quello che diceva Antonella. No, no, io avrei, volevo ricordarvi, io avrei segnalato la 51 che è sospesa per sopralluogo oppure da vedere su Google. Manola, scusami Manola, abbiate pazienza, perché sennò questi, io avevo fatto, queste che guardiamo oggi, sono quelle che erano, avevano le foto, avevano tutto, non c'erano problemi, che eravamo di... dovevamo rivedere tra l'R1, quelli che dici te Manola, la 51, l'ho messa in un gruppo che sono quelli che non hanno le foto e le vogliamo andare a vedere. Sì, okay. Quelli che non hanno le foto, poi c'è da decidere, insomma, hai ragione Antonella, ora guardiamo quelle dubbie, non quelle dove c'è da prendere altre decisioni. Vai. Jacopo, ma perché la 45 era stata messa da parte? Perché all'inizio... No, io non ce l'avevo da parte, comunque. Non era da parte. Non ce l'avevo da parte. No, state calmi, se potete. Erano le prime due in cui si era posto il tema degli interventi ammissibili sugli uno, quindi in cui si era attivato il ragionamento sulla modifica normativa da valutare sugli edifici di categoria 1. Non c'era un problema di classificazione. Vabbè, ma la possiamo togliere, non è messa da parte, insomma, questa. Non è messa da parte. La 64, l'osservazione 64. Ti torna Antonella ora? No, sì, sì, mi torna. Vai. Per questa avevamo annotato di confrontarla insieme alla 24, che è quella di cui abbiamo parlato prima, lì a Capezzano, quell'edificio colonico. Diciamo, mi sento di far presente che il caso è praticamente identico, nel senso che l'edificio non è identico, ma insomma il caso è similissimo. E quindi, avendo sciolto il nodo sulla 24 in un certo modo, secondo me è inevitabile scioglierlo nello stesso modo, ecco. Non vedo, cioè il caso mi sembra analogo, ora salvo che chi ha più capacità di lettura di me mi smentisca, ma insomma, sciolto la 24 in un certo modo, mi sento di dire che va seguita la stessa strada anche per questa qui. Condivido, anche siamo anche nello stesso contesto territoriale. Anche questa chiedeva da 1 a 2. Ecco, se mai guardiamo quello che chiedeva. Sì, sì, guardiamo quello che chiedeva. Sì, ma da 1 che... a 2. Ok. Jacopo, scorri te quelle... Sì, già, le verificavo anch'io mentre che le verificava Antonella, in realtà, no? Allora... ci avrei l'88, Antonella. Io passo all'81. No, io ci avrei l'81. Guardiamo se non era... se ci sono. No, qui c'avevo un appunto, scusatemi, che avevate appuntato di vedere se ci sono altre foto. Infatti, perché io ce l'avevo segnata come carenza di documentazione. Questa. Aspettate, fatemi vedere. No, c'ho questa e basta. No, no, era da deve fare la verifica all'ufficio. Se avevamo detto di cercare della documentazione nostra d'ufficio, non l'abbiamo neanche fatto. Qual era la richiesta? Questo da rudere a 2. No, scusami. Che osservazione è questa? Scusate, che osservazione è? 81. Il fabbricato non era schedato, eh? Almeno così c'è scritto. Sì, esatto. Scusa, hai ragione. Sì, ma si chiede di un fabbricato ad uso di postiglio, non so se era anche quello, se l'ha detto di andarla a vedere. Sì, il fatto di andarla a vedere era relativo anche alla consistenza del fabbricato, cioè se era soltanto la parte davanti, se davanti o meno, no? Sì, sì. Perché c'era solo due lati. Va bene, qui non c'era in commissione. Questo è fra quelli. Quindi allora di come rimaniamo per questo? Noi cerchiamo la documentazione se troviamo qualcosa. Esatto, cioè qui si fa il sopralluogo quando l'ufficio non riesce, diciamo, nei suoi atti, anche diversi dall'osservazione, a trovare altra documentazione che ci aiuti a capire.
oppure anche usando Google Art, vedere cosa scrive. Però mettiamola da parte, sì, questa diciamo okay. Fa parte di un altro tipo di ragionamento, va bene? Ma scusa Simone, scusami un attimo, ma perché vi sembrava di che fosse un 2? No, no, non è un 2, il problema è se è un rudere o un 1. Ah! Perché si vede solo sembra... di là. Sembra un 1 secondo me, però... sembra un 1. Sì, sì, ma era l'indicazione prevalente. C'è da vedere davanti, no? Se fosse, come si era detto, se fosse l'integro, davanti no. Sì, ma noi no. Avevamo messo rudere perché c'erano queste tettoie che sembravano cadute, insomma, questa sì. Roba qui, però... Come si era detto, cioè la va detto Jacopo, la tettoia non è rilevante, e io sono d'accordo con lui, però è rilevante capire meglio la... Diciamo ma secondo me è integro lo stabile, è su, è ritto. Se manca una parte sì, la possono rifare, no? Cioè non è rudere questo qui. Allora, la Michela dice, se posso permettermi, Michela, di fare una traduzione più generale. Ci sono sì. Casi in cui abbiamo dato uno anche a edifici che non erano del tutto integri, ma dove comunque diciamo gli elementi fondamentali dell'edificio erano leggibili, e lei bravo. Dice qui si capisce bene che c'è anche la copertura, no? Effettivamente che noi si trovi sugli altri due lati l'assenza totale delle murature mi sembra improbabile, perché se no quel tetto lì non starebbe nemmeno ritto, no? Ora poi ci sono quelli più bravi di me, ma quindi forse è vero che rispetto a casi in cui si è dato l'uno si potrebbe anche dare l'uno senza farsi troppi problemi, non lo so. Neanche andarci qui. No, io sono completamente d'accordo. Ero già all'epoca, avevo la mia posizione, che per me questo era l'uno, però insomma. Riccardo, ti ricordi che abbiamo dato uno anche a edifici, diciamo, che no, non ma è... io mi ricordo che lo chiese Jacopo, lo disse Jacopo questa cosa qui. No, no. Fammi dire una cosa e poi replichi, no? Lo dicesti te che potrebbe mancare la parte davanti, no? Di far... Vabbè, riguardiamo le... Io, ma magari l'ho detto io, ora una importanza, dico... No, l'ha detto Jacopo, che potrebbe mancare la parte davanti. E allora si disse per questo di andarlo a vedere. Perché se l'ha già proposto, lui chiedeva, mi sembra che chiedesse lo stato di rudere, no? Chiedeva di essere classificato in due e noi l'abbiamo classificato rudere. Allora, secondo me se lo classifichiamo uno. Sì, secondo me le condizioni. È meglio l'uno, perché tanto l'uno, le parti crollate, eventualmente ce ne fosse qualcuna. Vabbè, come si fa l'altra volta. Ma poi ve lo ricordate che a una delle ultime commissioni abbiamo, diciamo, usato questo criterio su un edificio sì. Che non era integro, ma lo era molto, diciamo. Ma io mi ricordavo che si dice per quel discorso lì, che poteva mancare la parte di là. Però va bene, classifichiamolo uno. Allora... Siamo tutti allora, d'accordo su uno? Sì, io sono d'accordo. Dicevo, quindi... Manola, questo può essere uno di quei casi in cui l'ufficio si allinea, no? Giusto? Sì. Perché francamente... Certo. Ok. Quindi cambiamo tutti da ultimo, se no si rischia di fare confusione. Cambiateli da ultimo, però cambia il parere dell'ufficio, va bene? Sì, certo. Osservazione 88. Io questa l'avevo legata come nota all'osservazione 96. Erano due simili da confrontare. E allora guardiamole insieme, via.
Allora, quali sono le superfetazioni in questo edificio? Io no, non... quello di prima. Ah. Quello di prima penso che sia quella veranda. Vediamo un attimo, fammela rivedere. La 88, no, la 88, Antonella. È questa veranda. Ma questo dice che è stato classificato rudere? Sì, per sbaglio, questo. Sì. Sì, ah, per sbaglio. E che è stato classificato rudere e chiede un 2. Vabbè, sicuramente. E noi l'abbiamo parzialmente accolta e gli abbiamo dato l'1. Allora dice che è stato ristrutturato 10 anni fa, no? Ma di quale edificio si tratta? Di questo primo o del secondo? No, quello primo, il più grande. Perché quello piccolo eravamo d'accordo che era un 1. Invece quello grande era, diciamo, c'era dei dubbi. Il tetto è una superfetazione? No, cioè è stato rifatto, ma non è una superfetazione. C'era, è stato rifatto. Vede male qui, dargli l'uno, boh, non lo so, lo vedo male. Ma da rudere... Le caratteristiche... Rudere non è, la discussione è... Rudere non è, giustamente... Però no, a noi ci pare che le caratteristiche rurali di questo edificio siano state conservate e che siano meritevoli di rimanere così. A parte il tetto, eh? Vabbè, il tetto l'hanno rifatto e si vede chiaramente il laterizio recente, insomma. Ma dovrà passare del tempo perché invecchi. Ci poteva mettere altra roba sopra. E chi ci deve mettere sul laterizio? Quello finto invecchiato, casomai, ma insomma, non è che... Probabilmente aveva 2 pendenze, ora gli ha dato uno spiovente solo. Una volta difficilmente potevano metterti con una casa. Io infatti guardavo il tetto, dicevo, ma quel tetto lì ha natura storica da classificare. Io non lo so, andrebbe ripreso il titolo che loro dicono che l'hanno rifatto 10 anni fa, andrebbe visto cosa rappresenta, non lo so. No, lo possiamo prendere però. Un attimo, volevo dire le caratteristiche di quel tetto lì, no? Ecco perché avevo il dubbio di dire... Sì, se uno spiovente secondo me è un po'... Sì, quello che dicevi te, Riccardo, l'unico spiovente ha dubbio secondo me. Sì, ma il tetto lì l'ho snaturato, secondo me. Cambiato, però tuttavia secondo noi non è che se era da capanna ad un'unica falda ha cambiato la caratteristica complessiva architettonica della tipologia rurale dell'edificio, tale da poter sopportare un 20 metri quadri di ampliamento, che lo stravolgerebbe di più. Ti fai vedere com'era prima? Vi dico la verità, questo qui non lo vedo bene dalla foto. Io sarei uno di quei casi che lo vorrei andare proprio a vedere da vicino, per rendermi conto, perché così mi sembra... Boh. Vabbè, lo segniamo tra quelli da farci il sopralluogo. Allora, non so se gli altri come sai, magari gli altri hanno idee più chiare delle mie, no, e sbaglio io. Vedere si vede. Ora, poi no, ma si vede male perché sembra proprio, non sembra l'uno, grigio così. Allora, ma questo è com'era prima, Antonella? Sì, no, volevo far vedere com'era, se il tetto cambiava, tutto lì, io sto cercando di vedere. Ma allora aveva un'unica falda da sempre, non esatto. È stata cambiata la falda. Cioè, stavo facendo vedere falda. Questo. È questo? Sì, questo era prima delle foto di ora, eh. Volevo far vedere del falda che ero qua. Da vederlo di là, è tutta un'altra cosa. No, ci hanno fatto le aperture, è chiaro, ci hanno fatto le finestre e le porte. Si è appurato che c'era... Era un metato e quindi i metati non hanno finestre, hanno solo... Anche il luogo stesso, visto da una parte, sembra... collocato diversamente che visto qui. Comunque, la foto ha chiarito l'aspetto del tetto, dai, che la tipologia è rimasta invariata. Chiaramente è cambiato il materiale e forse, chiedo però a quelli più competenti di me,
è cambiata un po' la gronda, no? Giusto? Il sasso è rimasto o ora è grigio fino? È rimasto il sasso? È in pietra a vista, la pietra è a vista. Ah, io la vedo male. Sto cercando di... più di così non mi riesce. No, è pietra. È pietra. Ah, io la vedevo male. Allora, secondo me l'istruttoria, per quel che capisco, è la seguente. Le superfetazioni sono sicuramente una, che è quella veranda, non particolarmente impattante, ma lo è. Per quello che riguarda il tetto, la tipologia è rimasta invariata, chiaramente è cambiato qualcosina dai materiali alla gronda, insomma. Questa è l'analisi, no? Quindi, diciamo, a differenza del fabbricato di Capezzano, qui c'è qualcosina in più di trasformazione, qualcosina in più. Ora si tratta di capire se questo qualcosina in più giustifica una classificazione diversa. La Manola ci diceva di no, perché alla fine il tetto comunque è rimasto di quella tipologia di partenza, ecco. Se posso Alberto, che ne pensa? Io penso che è stato completamente trasformato, ma io, siccome è evidente che ho una sensibilità pari a un sasso di fiume, e quindi... Non è stato trasformato tutto, dai. Va bene che stai, non stai tranquillo. No, cioè, sono tutti duri e puri, io sono duro e basta. Allora, sono come te anch'io, perché appena l'ho visto mi ha fatto un effettaccio, per me è un 2 anche per me. Alberto, secondo te il livello di trasformazione è maggiore anche sul fabbricato principale, per esempio rispetto a Capezzano, no? Per capire io, rispetto ai casi di Capezzano, cioè te vedi anche un livello di trasformazione sull'edificio, questo stai dicendo te? Il prospetto è cambiato completamente, l'hanno forato tutto. Ora bisogna essere anche oggettivi, no? Nel senso, non è che vogliamo fare... Non abbiamo la foto del lato che stiamo vedendo, per correttezza, per precisione. Quelle foto che abbiamo visto vecchie è una laterale e una posteriore. Sul fronte principale non lo vediamo. Io quindi non sono... Siccome era anche caduto, come vedete... Secondo me è stato anche sopraelevato. Questo non te lo so dire, io devo vedere il titolo per vedere. Sopraelevato? Non lo so. Sicuro non era, Manola, questo non era un metaso. Ha una consistenza all'origine, plani volumetrici. Dicendo che non sono in grado di valutare la facciata principale. Non sono in grado perché non c'è la foto. No, è chiaro. Però io posso andare a recuperare la pratica e vedere. Sì, io lo farei, perché onestamente potrebbe essere, insomma, determinante, sì, capire esattamente come era prima, perché insomma, ho capito bene quello che dice Alberto, cioè a differenza dei casi che abbiamo visto di Capezzano, dove era fuori discussione che l'edificio non era stato toccato e si parlava di una superfetazione che era un'addizione, no? Qui andrebbe capito un po' meglio il grado di trasformazione dell'edificio. Sì, io segnalo che nel secondo caso di Capezzano una superfetazione che è stata giustamente valutata dalla commissione come minore è la copertura anche. Cioè in quel caso lì si capiva che la copertura era stata rifatta, non nel primo con le soglie in marmo, no, ma nel secondo caso, in cui abbiamo tenuto lo stesso approccio, è giusto, secondo me, però in quel caso lì, anche lì si vedeva chiaramente che quella copertura lì è stata rifatta. In che modo? Con delle caratteristiche simili, nel senso che sul lato corto la gronda non c'è, praticamente, e quindi si è mantenuta un pochino più di aggetto, anzi si è avanzato un po' di aggetto sul lato lungo, però, insomma, abbiamo ritenuto quella compromissione di tutto sommato ammissibile, no? Per avere l'interesse, mantenere l'interesse architettonico. Va capito se la stessa cosa si può fare qui. Forse secondo me il discrimine è l'esistenza o meno di un livello di trasformazione sull'edificio, nel senso che secondo me se l'edificio
era come era prima, allora vale quello che si è detto per Capezzano. Se invece c'è stata una trasformazione un po' più significativa, allora forse la cosa può essere più borderline. A questo punto però io faccio una domanda alla Commissione. Più che altro se c'è stato il secondo piano. Quello per me la determinante è quella. A questo punto io però faccio una domanda alla Commissione. Ma non sarebbe il caso di dire che nei due comunque il regolamento edilizio indica delle modalità di intervento sull'ampliamento? Perché facciamo un'ipotesi. Supponiamo che questa a un certo punto diventa 2, no? E diventa 2 perché, no, rinveniamo che c'è stato quel livello di trasformazione che dice Alberto sul fabbricato principale, no? Ora, lasciamo stare il fatto che probabilmente qui anche la conformazione dei luoghi, diciamo, aiuta, no? Per certi, da un certo punto di vista. Ma, per esempio, in un edificio di questo tipo, se fosse classificato 2, no? Se l'ampliamento me lo fai al posto di quella verandina, secondo come me lo fai, no? Non c'è un elemento di, come dire, di compromissione del valore, che comunque c'è, perché se no non staremo discutendo se è 1 o 2. Quindi forse non sarebbe il caso, in ogni caso, di dire che poi nei due il regolamento edilizio può dettare qualche regola su come si fanno. Però Simone, è difficile poi dettare delle regole, e quando detti le regole i tecnici non le vogliono, le vogliono superare, non vogliono ostacoli, vogliono l'autonomia progettuale. È sempre un problema. Però io sto facendo un ragionamento diverso. Io sto dicendo, ma non sarà il caso nei due, negli edifici due, non in tutti gli edifici, negli edifici due, di indicare qualche regola edilizia di intervento? Punto. Si limita ancora di più, no? Già, secondo me è sbagliato. Se è due, è due. E gli interventi li deve fare. Ma io, ad esempio, questa veranda qui che cambi la caratteristica dell'edificio, per me è assurdo dire questo. Ecco, questo lo dico, per me è assurdo. Questa veranda qui non cambia nulla. Lo possono cambiare altri aspetti, se è stato fatto il secondo piano, il tetto, eccetera, quello sì. Ma che questa veranda qui, fatta su tre pari, cambi la classificazione dell'edificio meno. Ma Riccardo, ma forse non mi sono spiegato. Cioè, siamo tutti d'accordo su questo? Se fosse solo la veranda. È stato compromesso perché c'è una veranda, là non è più uno e due. No, chi l'ha detto? No, a volte si porta questa superfetazione, come è chiamata, non credo che sia una superfetazione. No, ma io sto dicendo un'altra cosa, scusate. Quello che hai detto l'ho capito, Simone, ma questo qui, se è uno, è uno, se è due, rispettano gli ampliamenti che rispettano. Ma naturalmente. Penso no? sia regolamento edilizio. Ma Jacopo, io volevo soltanto precisare il mio pensiero, perché forse non è chiaro. Vai. E i due hanno 30 metri quadrati di ampliamento, punto. È fuori discussione, no? Cioè, come posso dire, se questo diventa 2, perché rinveniamo che ha le caratteristiche del 2, fa 30 metri quadrati di ampliamento. Mi facevo una domanda, no? Guardando questo caso. Ma sarà il caso, no, di dire che forse regolamenti edilizio, qualche regola, no, su se si fa, su come si fa, magari è il caso che la dia? Perché ci possono essere edifici due dove, a seconda di come fai l'ampliamento, ottieni un risultato piuttosto che un altro. Ma ho capito, Simone, come fai a dirglielo come si fa? Cioè, limiti anche il modo di vedere le cose di un architetto, di un ingegnere, di un geometra. Cioè, io lì ne interrei, cioè, uno se li spettano l'ampliamento lo fa come crede, no? Lo vedo limitativo, però questo è un mio pensiero. Alberto? Sì, ti cedo la parola perché volevi parlare prima te e poi parlo io, vai. Vabbè, uguale, no, io vorrei dire che l'approccio tenuto finora, il mio, su questo ci tengo molto, non è punitivo nei confronti dell'ufficio, perché so bene che è difficile far rispettare certe indicazioni, però allora o i regolamenti si fanno o non si fanno. Non possono neanche essere delle buone pratiche.
Cioè, se abbiamo individuato una gerarchia nel patrimonio edilizio esistente e su quella gerarchia intendiamo intervenire in formule conservative o aggiuntive, dobbiamo dare delle prescrizioni, non c'è storia. Bisogna dare delle prescrizioni e anche prescrizioni che siano in ogni modo più vicine possibili a quel livello di qualità che desideriamo. Dopodiché costeranno di più gli interventi ai privati? Forse, può essere. Ci sarà bisogno di un'attenzione maggiore? Sì, è sicuro. Però è una garanzia che ci diamo per evitare che quello che concediamo si conceda ora a babbo morto. Oppure, ancora peggio, e questo succede, una certa categoria di fabbricati non ce lo possiamo permettere, si dica ora di no per la paura che succeda qualcosa domani. Allora, diamole delle indicazioni, ma non più soltanto delle indicazioni di metodo, delle prescrizioni reali. So che è difficile fare rispettare, però dipende da che tipo di strumento si fa. Se è uno strumento prescrittivo o se è uno strumento indicativo. Se è uno strumento indicativo, le indicazioni si leggono, anzi, forse non si leggono neanche, e nelle SCIA ci si tira tutto quel che ci pare. Se invece sono indicazioni prescrittive e sono prescrizioni serie, l'argomento è un po' diverso. E si aumenta, si fa anche un'altra cosa, si aumenta la qualità progettuale. Quindi si fa un processo che magari nel tempo produce anche determinati risultati. La Manola è disperata dopo questo, quindi lascio la parola a Alberto. Io ritengo assolutamente inattuabile la proposta fatta dall'assessore e auspicata da il collega Mecchetti. Perché ci manca più che nel regolamento tu ora mi dica fallo a destra o fallo a sinistra, fallo davanti o dietro. Sì, sono 30 metri quadri, ma lo devi fare 10x3 e poi mettete quattro schemini nel regolamento di come devono essere fatti gli ampliamenti. Il gioco è fatto, no? Nel senso, siamo arrivati a questi livelli qui. Vogliamo normale indefinibile, no? Perché me lo insegni te, dico, ognuno ha la sua capacità. Chi ne ha di più, chi ne ha di meno, e d'altronde questo la natura non ci ha fortunatamente dotati tutti dello stesso talento, c'è chi ne ha, esprime in una maniera diversa, ma arrivare a voler codificare, perché so si corre anche il rischio, come è successo sovente, che si può fare solamente quello che è scritto nel regolamento, mentre a mio avviso sarebbe tanto più facile e semplice e per gli istruttori e i professionisti. Si può fare tutto ad eccezione di, perché te non puoi ponderare, non puoi valutare, non puoi capire quello che può essere la tecnologia costruttiva fra 2, 3, 4, 5, 10 anni, perché nessuno di noi è la sfera di cristallo. Oggi ci sono tecnologie, mode e sentiment, come si suol dire oggi, questo termine in anglofono, che sono corrono una certa maniera. Fra 2 anni le mode e i sentiment vanno in un'altra maniera e te non puoi assolutamente andare a legiferare in maniera così forte a casa degli altri, no? Se vogliamo, perché dico, il concetto di proprietà privata, ancorché con propri limiti, comunque sia ad oggi in Italia ha una certa valenza, no? Te non puoi andare a codificare tutta una serie di interventi. Gli dai 30 metri quadri, 30 cercheranno di farli nella maniera migliore possibile. Già gli diciamo 30, 40, sì, no, così. Vuoi anche andare lì come Ademio fa? Ho detto. Io volevo dire una cosa, cioè, quello che dice Simone, secondo me, è fattibile in due modi. Uno, ci vogliono due linee fondamentali nel PO, perché se rimandiamo al regolamento edilizio, il giochino non vale. Però sugli ampliamenti dell'R2, specialmente sui fabbricati tipo questo, le regole sono solo due. L'ampliamento si fa in linea col corpo di fabbrica rettangolare che c'è o si fa a L. Perché io ho visto degli ampliamenti fatti nel mezzo a quella facciata lì. Sono venuti fuori degli ampliamenti che non è possibile. Sono due le regole per far fare un ampliamento a un R2 di questo tipo, se fosse R2. Cioè o continua il corpo di fabbrica e si legge con le stesse caratteristiche o anche con innovazioni, per l'amor di Dio, basta vedere l'ampliamento che si fa, o la L,
cioè praticamente il fabbricato GHL, perché non ci sono altre tipologie che possono venire fuori. Il problema è quando sotto ci fanno il garage, sopra ci fanno l'ampliamento, poi ci fanno una centrale termica da una parte, di là la coprono con la veranda, e quelle lì sono d'accordo con Iacomini, non si possono tutte normare, perché sarebbe una cosa impossibile. Però due punti fondamentali nell'ampliamento, sono d'accordo con l'assessore, con la riflessione si potrebbe anche fare, però ripeto, a livello di PO, perché a livello di regolamento edilizio è tempo, diciamo, perso. Se invece la norma è scritta sul PO, fabbricati R2 si ampliano in linea col corpo di fabbrica esistente, o AL o come volete voi, diventa una norma di piano. Scusa, secondo te ci sarebbe bene un ampliamento AL in quel fabbricato? Sul retro sì, non lo vedi nemmeno. Ah, e sul retro lo vedi che c'hai tutto l'andamento morfologico collinare, oliveto e tutto? Il problema è proprio quello. E allora, come fai a normare? No, fai a normare, se te dici che questo fabbricato qui fa 30 metri quadri, quindi se le rocce che ci sono dietro non le deve toccare, o lo fa in linea o non lo fa. Se lo fa in linea perde la piazzola e deciderà lui se vuole la piazzola o vuole l'ampliamento. Però è molto difficile, io ripeto, cioè non è facile. Roberto, ma nessuno pensa, perché forse Alberto mi ha inteso in questi termini, nessuno pensa di dover dare un abaco all'interno del piano operativo in cui c'è una rigidità per cui l'ampliamento si fa in un modo e con determinate caratteristiche innalzato, in pianta. È evidente che non si possa fare questo, no? Io mi pongo un'altra questione, che è quella di dire: quando si scende nel dettaglio di un certo modo di farle le cose, quindi nei regolamenti edilizio, stiamo attenti, perché lì sopra si determina il modo con cui si fanno queste robe qui, gli interventi sull'esistente come gli interventi sul nuovo. E quando il nuovo si attacca all'esistente, un po' di sensibilità in più è bene non solo richiamarla, ma se serve anche prescriverla. Allora, detto questo, è evidente che si parli in un caso di regolamento di piano operativo, in un caso di regolamento edilizio, ma non bisogna avere paura di queste cose, perché i fabbricati per l'appunto hanno tutta una loro storia. Non è che qui si sta parlando di conservazione e basta. Io mi sono messo in una logica che non è soltanto quella conservativa, ma è quella di rispettosa della possibilità che rinnovino una funzione e del fatto che non diventino troiai. E allora, se non li vogliamo far diventare troiai, un po' di sensibilità va introdotta. Non è una prescrizione rigida, un ingessamento costante di come si devono fare le cose, ma una serie di indicazioni che, se serve, diventano anche prescrizioni per fare in modo che non si generino delle storture, perché ne abbiamo viste, ragazzi, delle storture. Tante sul piano edilizio, sollevo questa questione, sul piano edilizio più che sul piano urbanistico. Non si è parlato di dove e come si era fatto l'ampliamento, dove, come intendo dire, quanti metri, un metro più, un metro meno, o un'altezza, uno standard urbanistico diverso, ma della forma che aveva assunto. Scusa, posso parlare? Certo. No, io capisco, Jacopo, quello che dici, sul piano teorico però, perché il Comune, quando ha tentato di fare delle regole, delle norme per guidare, non neanche prescrivere, guidare certi tipi di intervento, ha sempre dovuto fare marcia indietro, e da prescrittivi sono diventati facoltativi, ossia che vuol dire nessuno li guardava. Io, come mia esperienza, va bene, ho fatto 13 anni all'edilizia, d'accordo? E quando ho cercato di esercitare un minimo di controllo perché questi interventi venissero condotti nel rispetto della preesistenza, dei luoghi, sono state sempre delle battaglie. Roberto se le ricorderà, anche l'assessore se le ricorderà, perché poi magari andavano a parlare con l'assessore, capito? Perché i tecnici non vogliono, diciamo, degli ingabbiamenti. E quindi, allora, se si fa una norma prescrittiva, va bene, però è prescrittiva, e dopo non ci si ragiona più, non è che diventa prescrittiva, però insomma si va a cambiare e diventa indicativa, capito? Perché è veramente difficile, te riversi sull'ufficio in questo modo una funzione di controllo
della fattibilità o meno dell'intervento, che diventa veramente una bomba, perché poi i tecnici la pigliano con i tecnici esterni professionisti, se la pigliano con noi tecnici interni professionisti, con noi tecnici interni, perché cerchiamo un minimo di controllare, di fare in modo che non vengano fuori quegli obbrobri che avete visto come esempio, e poi vengano fuori comunque, perché non si può dire nulla. E allora io veramente la trovo un'arma spuntata. Poi decidete voi. Va bene, allora, su questo edificio, Manola, facciamo un approfondimento istruttorio, così che quando l'abbiamo fatto ci ritorniamo sopra per capire il grado di trasformazione che ha subito l'edificio. Il punto è soltanto questo. Sulla discussione generale io mi limito a fare questo tipo di osservazione, che lo dico ad Alberto in particolare, che se si rinuncia all'idea che ci possano essere delle regole chiare su come si interviene, poi la conseguenza è quella che diceva Fabrizio Cinquini qualche commissione fa, che allora tocca essere più rigidi nella classificazione. Ve lo dico sinceramente, perché scusate, dopo è evidente che io di fronte a un edificio così, no, se c'è una norma che dice come si interviene, no, in una situazione oggettivamente borderline, posso anche dire, vabbè, è un 2. La mia opinione, sto esprimendo la mia opinione, cioè... Ma se non c'è neanche una regola di governo dell'intervento, mi preoccupo, no? Perché, qui ci sono dei valori, leggibilissimi. È una cartolina questa qui, avete di fronte una cartolina. Allora, o uno dice, vabbè, gli diamo uno, e quindi l'uno ci tutela, sì, è certo che ci tutela l'uno. E se invece gli si dà due, perché si riconosce, no, onestamente, che magari, non lo so, ora Manola farà un istruttore più approfondito e ce lo dirà, che magari l'edificio non è proprio esattamente quello di prima, magari è mutato in altezza, non era su due piani, diceva Riccardo, non lo so, no? Se venisse fuori dall'istruttoria che c'è un livello di trasformazione anche sull'edificio, io non è che mi sento, come dire, particolarmente in colpa a dargli il 2, no? Però mi dico anche, forse qualche regola va scritta se questi edifici cominciano a essere due. Se questo tipo di edifici diventano due, forse qualche regola va scritta. Ma non, Alberto, sul dettaglio progettuale, no? Ma sugli elementi di valore che vanno preservati e sulle conseguenze che l'obiettivo di preservare quegli elementi di valore ha. Guardate che negli R2... c'era un'indicazione nel regolamento urbanistico, c'era, probabilmente insufficiente, probabilmente sarebbe stato sbagliato anche scrivere, come dici te Alberto, un catalogo di regole dentro le quali, no, poi dopo non funzionano nemmeno, perché le situazioni sono varie, perché poi questo ve lo dico da operatore del diritto, no? Non si può neanche immaginare di scrivere un catalogo di regole dettagliatissimo, perché poi quando vai a applicarlo ai vari casi concreti spesso non funziona. Tant'è che Fabrizio Barca dice c'è comunque un livello di discrezionalità amministrativa inevitabile nella pubblica amministrazione e che va garantito. Discrezionalità nel senso, no, della possibilità di chi gestisce la pratica di indirizzarla verso il bello, come posso dire, no? Verso l'interesse pubblico alla tutela di certi valori. Però ecco, forse qualche regola si può scrivere, no? Si può scrivere che in edifici di questo tipo te non mi puoi fare degli ampliamenti, no, su lati del fabbricato che mi compromettano o l'ambiente oppure, no, il valore prospettico che questo fabbricato ha. Si potrà scrivere, no, questa roba? Perché non si deve scrivere? Ecco, questa è la riflessione, no? Questo è un caso emblematico, questo è un caso dove secondo me, ora vedremo qual è il livello di trasformazione, no? Nel senso che se il livello di trasformazione fosse un livello di trasformazione
paragonabile a quello di Capezzano, cioè zero, allora gli va dato uno per una ragione di parità di trattamento con gli altri, no? Cioè Riccardo diceva giustamente, la veranda non può essere di per sé un livello di trasformazione significativo, come abbiamo detto delle superfetazioni che c'erano a Capezzano, no? Quindi quella mettiamola da parte, la registriamo, è una superfetazione, ma non può essere il discrimine. Il tetto abbiamo visto che sostanzialmente è rimasto uguale, sì, c'è la gronda che è un po' cambiata, ma Jacopo ci ha fatto notare che era cambiata anche la gronda, no? Di quell'edificio di Capezzano che abbiamo classificato uno. Quindi, per dirla molto banalmente, secondo me, se alla fine il corpo di fabbrica è quello originario, ora Manola ce lo dirà con un'istruttoria più approfondita, è da classificarsi uno, no? Ma supponiamo che invece sia stato trasformato anche il corpo di fabbrica, no? E che quindi uno dica, insomma, le trasformazioni cominciano a essere significative. Però questo edificio qui ce l'ha un elemento di valore. Allora forse anche nel 2 qualche regoletta è il caso di scriverla. Lo dico perché secondo me questo è uno dei casi in cui, no, diciamo, siccome è molto borderline, diciamo così, dove il livello di discrimine passa anche un pochino da una riflessione, no, di carattere normativo, secondo me, ma per l'obiettivo di tutelare i valori che questo edificio ha, mica per altri motivi. Io volevo dire una cosa, ma così è per dire, non ho mai sentito come in questa sede criticare professionisti che criticano il lavoro di colleghi. Per esempio, non ho mai sentito un avvocato che critica altri avvocati, un medico che dà contro altri medici, in genere non succede. Io criticare i professionisti, come in questa sede, il lavoro dei professionisti, perché siete tutti professionisti qua, non l'ho mai sentito. Sinceramente questa cosa mi ha dato veramente fastidio, vi dico la verità. Ma scusa Michele, permettimi, perché c'è un limite a tutto, te lo dico con grande sincerità. Qui credo che ognuno di noi cerchi di fare il proprio dovere. Qui non è un problema di critica a qualcuno, è che noi abbiamo il dovere di scrivere le regole. Te sei stata eletta per scrivere le regole e anch'io sono stato nominato per scrivere le regole. E le regole devono tenere conto del fatto che se le regole non ci sono, c'è un pregiudizio all'interesse pubblico. Qui non si tratta di criticare Tizio piuttosto che Caio, in tutti i settori. Ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, quelli che hanno una certa sensibilità, quelli che ne hanno un'altra. Ci mancherebbe. Qui si tratta di scrivere delle regole, perché te di fronte a una cartolina. Te ora qui hai di fronte a una cartolina e te, come me, a un livello diverso, perché non svolgiamo lo stesso ruolo, ma insomma, no, siamo qui a discuterne insieme. Te, come me, hai la responsabilità di preservarlo quell'ambiente lì. Guarda bene quella cartolina, io fra 20-30 anni voglio poterci portare il mio figliolo che c'ha i suoi figli e dirgli guarda, quella roba lì è rimasta così anche per merito dell'assessore, perché lì c'è un valore ambientale, storico, va bene, che tra l'altro fa anche la ricchezza del nostro territorio, perché non ci verrebbero i turisti del nostro territorio se non ci fosse quella bellezza lì, e la stanno anche riscoprendo negli anni, perché c'è una riscoperta della collina. Poi ci sono tutti i temi, che io sono nato in campagna, lo so, di fare in modo che quella bellezza sia anche a misura delle persone, ci mancherebbe altro, ma non è che non si può rinunciare ai valori che questo territorio esprime in nome, come posso dire, no, dell'esigenza che le persone ci vadano a prescindere da quei valori. E no, allora qui non è che si tratta di criticare qualcuno, ognuno fa il suo lavoro. Siccome ti hai detto una cosa, diciamo, significativa, ma quando io difendo un cittadino nell'ambito del mio lavoro, va bene? E io mica difendo l'interesse pubblico, Quando io nel mio lavoro difendo qualcuno, e a volte lo difendo anche contro magari una pubblica amministrazione, ovviamente non il comune di Camaiore, io mica difendo l'interesse pubblico, difendo l'interesse di quella persona. A volte può coincidere con l'interesse pubblico, a volte no, ma nel fare il mio lavoro io ho una deontologia professionale che è quella di difendere il suo interesse, di quella persona,
questo vale anche per un professionista, eh? Non è mica che a un architetto, a un geometra o a un ingegnere gli si può chiedere più di tanto di farsi carico, no, della tutela di un interesse pubblico che passa invece anche e soprattutto dalle regole. Lo faranno i professionisti, molti lo fanno, no? Ciascuno di noi nella sua professione cerca di fare in modo che queste due cose collimino il più possibile, ma non è mica sempre così. Quindi non è che si tratta di criticare qualcuno, è che non si svolgono gli stessi ruoli. Non si svolgono gli stessi ruoli. Ma per come sono state descritte le cose, specialmente dall'ufficio, sembra che ci sia una branca di sciamannati che fanno dei danni e basta, capito? Ma scusa, un'altra cosa, Simone, un'altra cosa, hai capito? Se ci sono state delle cose fatte male, vuol dire che qualcuno nella pubblica amministrazione finora non ha svolto bene allora il suo ruolo, capito? Ma è stata anche la politica per farlo. Hai capito? Io ci sono ora qui, ma ti volevo dire che sentendo l'ufficio, stiamo a parlare di mettere prescrizione, che ci sia una branca di gente sul territorio, sembra che non sia, che non sappia bene fare il suo lavoro, come possono essere i professionisti che se gli si dà un po' di mano libera fanno dei danni e basta. Questo è quello che mi è sembrato a me, sentendo la discussione. Poi magari mi è sembrato, forse ho capito male, capito? E poi mi sembra che sia apparso come un territorio così deturbato, e allora mi viene in mente di dire, ma in questi anni allora chi è che non ha controllato, cosa ha fatto la politica, cosa ha fatto l'ufficio, capito? E sentendo parlare così dei professionisti, bisogna dargli le prescrizioni, certo che bisogna dargliele, ma mi sembra che stiano descritti ora come una categoria da stargli lì col fiato sul collo, perché sennò commettono delle cose incredibilmente, capito, da non sistemare più. Ecco, è questo che ti volevo dire, questo è passato, cioè è passato a me questo messaggio, forse agli altri no, detta in questa maniera qui mi è passato questo messaggio qui, ma forse mi sbaglio, capito? Ma Michela, non è il problema del professionista, il problema è che il professionista, a differenza di un medico che fa l'interesse di quello malato, il professionista tecnico è costretto a fare l'interesse del privato. Se questo proprietario qui vuole fare un ampliamento lì, è chiaro che il professionista gli dice: guarda che questa è una cartolina, come dice Simone, anche se il piano regolatore te lo consente, non ce lo fa l'ampliamento, perché rovini anche quello dietro, rovini la visuale. E quello dice: grazie, quanto ti devo? Va da un altro e gli fa 30 metri di ampliamento, no? È chiaro, il dottore è diverso, te vai dal medico, ti senti male, è chiaro che ci vai per essere curato in qualsiasi modo, vai dall'avvocato. Simone l'ha spiegato bene, fa l'interesse del privato. Qui è chiaro che anche il tecnico deve fare l'interesse del privato, perché sennò il tecnico non lavora più, no? È come il problema sulla direzione dei lavori. È chiaro che vediamo degli abusi, ma il geometra o il tecnico, l'ingegnere, quando vede un abuso, che fa? Viene in comune e denuncia il suo committente. Difficilmente lo fa, troverà tutto il sistema, si dimette, fa tutto, piuttosto che denunciarlo. Sono categorie diverse, e però non è che il tecnico, noi abbiamo criticato, l'ufficio ha sempre criticato il tecnico, mancano le regole, la Manola stava dicendo quella, quando io vi ho detto qui l'ampliamento si fa in linea, appunto, a quel punto non c'è tecnico che tenga, l'ampliamento lo fa in linea, e a quel punto puoi scegliere un sistema costruttivo o un altro. Quello è un altro discorso, e forse è quello che richiamava Iacomini, perché se lui non fa l'ampliamento e lì non gli ci sta, e lui con la ruspa va dietro, abbiamo visto l'altra fotografia, e sbanca tutto il monte, e non va bene. Cioè, non è che è il professionista che è un marugano, è il proprietario che vuol fare l'ampliamento. E è molto difficile scrivere queste regole, non è che si spara sui professionisti, per amor di Dio, se lo sa benissimo un professionista che gli infissi deve essere il legno e il proprietario dice le mette d'alluminio perché così non le vernicia più le persiane, lo sappiamo, cioè non è colpa del povero Alberto che dice io ti dico di farle di legno e te me le fai d'alluminio, e che gli deve fare Alberto? Cioè, se è nel centro storico può dare dimissioni perché c'è una normativa che dice le finestre non si possono fare. Poi si va a vedere il centro storico e sono tutte finestre d'alluminio. Quando poi l'ufficio ci mette mano e chiaramente c'è la rivolta, no? Per forza di cose. È così, non è che uno spara sui professionisti, ce ne guardiamo bene, sono colleghi come altri.
Cioè, il concetto è diverso, Michela, non è il fatto del professionista singolo, è che mancano le regole. Quando, l'ho detto già un'altra volta, quando si fece il regolamento edilizio, c'era sempre anche tuo padre, sul il regolamento edilizio si diedero degli indicazioni, fra cui la gronda. Tuo padre, una sera al Consiglio Comunale, ci siamo stati fino alle 2 per fare la gronda più grande sui fabbricati coperti a capanna, quel tipo di gronda che Jacopo prima diceva l'aveva riconosciuto come un elemento, diciamo, predominante della nostra architettura. Quindi da quel momento lì il regolamento edilizio, come dice la Manola, è rimasto indicativo, non è più prescrittivo, perché se era prescrittivo uno andava lassù, faceva l'ordine di demolizione e tagliava la gronda. Questo è il problema che l'assessore chiaramente deve capire da un punto di vista politico, amministrativo, sociale. È il problema di dove si inseriscono questi ampliamenti. Cioè non è tanto il fatto di dover limitare o di sparare a zero sui professionisti, che ce ne guardiamo bene. Vi invito, vi ripeto, a fare a piedi via del Pianello per arrivare a Montebello, dove vedrete quello che è stato fatto su queste colline, e poi mi dite il risultato che abbiamo ottenuto a far fare certi lavori. Ma vi invito, perché io c'ero ieri sera, andate a vedere. Va bene, comunque rimaniamo in due modi. Il primo modo è che la Manola fa un approfondimento istruttorio per capire se il livello di trasformazione sull'edificio è stato significativo o no. Da questo passa sostanzialmente la classificazione da 1 a 2. E poi io mi riservo di provare a fare anche qui una proposta sui due e sentire poi che cosa ne pensa la Commissione. Insomma, ecco. Mentre sugli 1 mi pare che siamo tutti d'accordo sulla superfetazione, sui 2, diciamo, dipende forse da come viene scritta la norma, e forse a seconda di come viene scritta si può essere più o meno d'accordo. Insomma, vediamo. Io provo a metterci testa, perché no, ci possono essere edifici 2 dove a seconda di come fai l'intervento riesci o non riesci a preservare il valore che vuoi preservare. Questo, diciamo, è un esempio. Posso chiedere una cosa? Cioè, se fosse una... Questa è una superfetazione, questa venanda qui? Sì, però come dici te non è significativa, no? No, voglio dire, se fosse, io non lo so, vedremo, uno e c'ha questa superfetazione, questa che può fare? Questo lo dobbiamo stabilire noi nella proposta normativa che devo fare io alla Commissione. Per quel ragionamento. No, ma te dici sul 2, Simone, forse uno. No, allora no. Sull'uno io sono rimasto così, no? Ragioniamo sulle superfetazioni. Quindi, se fosse un 1, si può ragionare sulle superfetazioni dell'1. Ma e che ci si può fare qui? Che ne so, fammici pensare e ti faccio una proposta. Va bene? Va bene? Una parola, nel centro storico di Camaiore, che è vecchio come il cucco, 40 anni, c'è già una norma che disciplina come si eliminano le superfetazioni. Era una norma rigida all'inizio, poi fu rivista con una variante e fu limitato l'intervento di ripristino all'intervento che veniva chiesto, perché una volta in origine diceva ogni intervento di ristrutturazione dovrà essere tolte le superfetazioni. Ora, un fabbricato tipo per esempio quello lì del Dati, che lo conoscete tutti, dove abbiamo l'archivio per esempio, quello lì sono fabbricati nati nel dopoguerra, o la banca qui davanti, e togliere le superfetazioni voleva dire demolire il fabbricato. Quindi troviamo una via di mezzo, tant'è che la banca, quando ha ristrutturato i fabbricati, ha tolto, se ve la ricordate, prima era di sassi col cemento armato, insomma, le ha ridato una lettura che a me non è mai piaciuta, mi piaceva più prima, però la norma diceva così. Quindi la possibilità a livello di regolamento edilizio di dire che se fai un intervento di ristrutturazione il tetto me lo rifai com'era, ora in questo caso qui la gronda e tutto quanto, c'è la possibilità di metterlo sul regolamento. Cioè il rilascio del titolo per lavori di ristrutturazione è anche subordinato al ripristino di qualcosa che non va bene a livello di 1, di superfetazioni 1.
Va bene, andiamo avanti. Osservazione 96. Ok. Ci sono altre foto? Hai visto sulle foto quel fabbricatino, quella costruzione lì in aggiunta, se era ristrutturata veniva letta come superfetazione, invece vedi molto probabilmente è legata a fabbricazione. Ma si deve leggere così però, Roberto, scusa. Si deve, al di là dello stato di conservazione generale, che vabbè è quello che è, però si vede che è una superfetazione, non sono neanche ammorzate le murature, sono accostate. Quella lì è stata fatta dopo. C'è anche scritto sull'osservazione che è stata fatta dopo, Sì, però è stata fatta dopo un parecchio tempo fa, quindi non è una superfetazione recente. Però insomma, voglio dire, è comunque un'addizione riconoscibile, quindi voglio dire, si potrebbe anche immaginare, e lo propongo, la possibilità che si faccia lo stesso tipo di lettura della prima su Capezzano, no? Sì, secondo me questa assomiglia più a quelle di Capezzano, onestamente. Uno con superfetazione. Cioè qui onestamente l'edificio non ha subito trasformazioni, no? A parte lo stato di conservazione che è precario. Solo quella finestra lì. Basta. Mi sembra molto simile ai casi di Capezzano. No, questo non l'ho capito, scusate. Non l'ho capito. Cioè ci sembra un uno, Riccardo. Io ho fatto questa analisi, Riccardo, ho detto l'edificio, a me, al di là dello stato di conservazione complessivo, ha un'aggiunta evidente, che è quel cassottino muratura sul retro. Per cui, secondo me, indipendentemente dallo stato conservativo, che ci potrebbe far dire che a caso mai che è un rudere, ma non lo è, perché non lo è, c'è tutto ancora, al di là della copertura un po' sgarbata, secondo me si può mantenere lo stesso approccio che si è mantenuto su Capezzano 1, cioè il primo caso che si è trovato su Capezzano, dove abbiamo l'edificio principale, tutto il corpo di fabbrica praticamente, che è uno, propongo ovviamente, e il volumetto accessorio, la sua superfetazione, da quindi poter, come dire, riconsiderare come una norma. Voglio dire, in genere le superfetazioni vengono eliminate perché vengono ritenute incongrue. Qui a me mi sembra che la commissione, come dire, sta valutando che di fare perno sulla superfetazione per far fare un intervento di ampliamento. La regola vorrebbero che le superfetazioni sono elementi incongrui da eliminare in un eventuale intervento di recupero. E allora c'è da passarli in due, perché se ci hanno fatto qualcosa di aggiuntivo o me li passate in due? È un ripostiglino, allora siccome hanno fatto questo ripostiglino, allora tanto vale cambiare la classificazione dell'edificio. O bene o male, per come ce l'aveva presentato l'architetto all'inizio, lo disse, che gli edifici che avevano subito degli interventi, ce l'aveva presentato il Cinquini così, gli edifici che avevano subito degli interventi erano classificati come due, se no andiamo a riprendere la prima presentazione. Ma qui in questo caso abbiamo un edificio che è rimasto invariato, bene? Manola, sì? Però è frainteso, permettimi, nel senso che io ho detto una cosa diversa prima, ho detto che di fronte a edifici che vanno classificati uno, secondo me come questo, dove ci sono delle superfetazioni, si può ragionare di interventi sulle superfetazioni che preservino l'edificio e ci consentano invece di lavorare sulle superfetazioni, perché appunto non sono un elemento di valore e quindi se non sono un elemento di valore non si vede il perché le debba tutelare. Dopodiché, come si interviene su queste superfetazioni? Che possibilità si danno? Questo c'è da ragionarci, io non è che ho fatto una proposta, c'è da ragionarci sopra. Dico solo che ci sono edifici 1
dove c'è una parte, come dire, dell'edificio, no, dove la norma 1 calza a pennello e non si discute, e altre parti dove magari invece ci può essere una maggiore libertà di intervento. Una libertà di intervento che va capito qual è, in funzione del fatto che ovviamente non ci può essere un pregiudizio sull'edificio, sull'edificio principale. Roberto ha detto una cosa prima che mi vede molto d'accordo, poi probabilmente non è praticabile per altri motivi, ma se uno quei volumi lì li potesse togliere di lì, togliere come dici te Manola, e rigiocarseli altrove, ma sarebbe meglio, tanto per essere chiari. Sono d'accordo, anche i professionisti sono d'accordo. È che non è facile, no? Perché li levi di lì e dove te li rigiochi quei volumi? Dove li metti? Che vuol dire rigiocarseli altrove? Li mettono sul lotto e ci fanno una pertinenza. Questo non mi sembra che abbia pertinenze, ci avrà una pertinenza staccata come quella a Capezzano. Poi se c'hanno, se fare un cambio d'uso funzionale. Il problema Alberto qual è? È il limite della legge e del PIT nel territorio rurale, cioè noi non possiamo immaginare che da lì ci vengono, diciamo, fenomeni di nuova edificazione, no? Il problema è questo, quindi va capito. Lo accorpi insieme a quello che c'è? Cioè, se hai un altro edificio, dici te. Per esempio questo, allora lascia perdere che è piccolino, no? Perché ha ragione la Manola, è uno sgabuzzino. Ma se ci fosse una cosa un po' più grossa, no? Di 10, 15, 18 metri quadri, no? L'accorpi e fai il cambio uso funzionale e la omogenizzi nel fabbricato. Sì, appunto, va ragionato di una norma, diciamo così, che consenta di lavorare sulle superfetazioni in una chiave di recupero, da un lato, di recupero nel senso, no, di possibilità di intervento e di miglioramento della qualità dell'edificato. Cioè, secondo me è possibile, non è che non è possibile. Ora, bisogna ragionare bene su che cosa, no? Cioè, secondo me... Questa casa qui quanti metri quadri sarà? Da 80 a 90. Ci ragioniamo, io non ce l'ho una proposta, faccio un ragionamento a voce alta, nel senso che vediamo. Questo dove... stabile qui che c'ha di storico? Che c'ha di storico questo stabile qui? Che cosa c'ha di moderno questo stabile qui, Michela? No, di moderno nulla, ma un valore ambientale, ma di storico? No, cioè, che c'ha di storico? Tutto. È un edificio tipico dell'ambiente rurale nostro, no? Poi l'ufficio è qui, cioè, mi sembra storico, ecco. Cioè, come non è una villa, non è un palazzo, è un edificio rurale più piccolino, però di natura rurale, no? Cioè, legato, diciamo, alla dimensione rurale. Di una novantina di metri quadri, quindi voglio dire, è rifunzionalizzabile senza grandi problemi, no? Cioè, ci si può andare a vivere, no? Ti ridico per come la penso io. Se era un annesso agricolo piantato in un oliveto, valore storico, bellino, tutto in sassi, per carità, ma per dove è messo? Pianeggiante, sicuramente vicino all'urbanizzazione, strade, storie, madonne, che vedo che ci vogliono fare la prima casa come sempre, hanno la possibilità della, se gli si dà il 2, della demolizione e la fedele ricostruzione, l'ampliamento. Questo è un classico, come avevo già detto quando si vide questa osservazione, è un classico stabile, secondo me, da poter recuperare meglio nella funzione del 2, per come è messo anche nella sede del territorio, vedi? Capito? Io sono sempre d'accordo che si recupera meglio in un 2, in questo, per come è messo, capito? Perché secondo me anche come sono collocati nel territorio dice tanto, capito?
Sì, io onestamente non capisco perché non è recuperabile con l'uno, ecco, però questo magari è un limite mio, nel senso che è un Ma è edificio. recuperabile, sì, Simone, ma uno che vedi 30 metri in più e poi il fatto di poter fare la demolizione e la fedele ricostruzione, se uno vuol fare anche una prima abitazione, è già un incentivo anche in più, no? Si recupera meglio. Bisogna vedere dove sono messi questi stabili. Ora, un annesso agricolo, per carità di Dio, non un uliveto, ti posso dare anche ragione. Questo qui è posizionato un pochino meglio, è un bel oggettino, ci viene fuori un bel lavorino, non ci viene fuori un deturpamento di territorio qui, eh. Andate a vedere dove è messo, mi sembra che sia messo in una buona posizione, non è fuori dal mondo, eh. Non mi Non sembra è che che ci siano peraltro strade di accesso nella planimetria che ci ha fatto vedere Antonella. Le non ci sono strade d'accesso? vedi rappresentate strade di accesso? Ingrandiscilo un pochino, Antonella. Lo vedi? Siamo vicini a un nucleo storico, ma siamo nel territorio agricolo pieno. Mi Dove sembrava vedi vicino a un strade? caso Dove vedi questo. strade? Allora, mi sembra che la discussione sia stata esauriente. Decida la commissione, nel senso che se ritenete la possiamo mettere fra quelle dove c'è una divergenza di opinioni. Poi ripeto, al netto della proposta sull'uno, che io mi riservo di Vedi, formulare c'è un velocemente. nucleo. Vedi, Simone, ci sono tutte le case qua, ci sono. Non è che sia poi molto, molto isolato, eh. Qui è vicino al nucleo, è vicino alle case, alle abitazioni. Potremmo anche andarlo a vedere. Qui ci, voglio dire, non è fuori dal mondo questa roba. No, no, ma per carità, Vicino. a parte il fatto Ma che c'è non un. c'è la strada, lo vedi Michela? È vicino, ma non ci vai volando. La Ma strada c'era non un c'è. numero civico, questa qui è già E come un'abitazione, dica, c'è il prima numero civico c'erano sulla probabilmente dei porta. sentieri, ci andavano con le mulattiere a casa, ci andavano a piedi. Ma io Hai ci farei visto volentieri un quelli tiro al che. luogo perché. Ma no, c'è anche il numero civico sulla porta. Non metto in dubbio, ma sai quante case ho trovato sperse per la collina? E utilizzate anticamente come abitazioni tantissime che non c'avevano la strada, c'era un sentiero pedonale, punto. Ce ne sono tantissime. Alle Pianelli te lo può dire Roberto, ci sono numeri civici, però andateci con la strada. Ma lo stavo dicendo io, al Campanorso ce ne sarà centinaia di case con numero civico, tra Tutte le Baita Verde, Campanorso, Baita Pozzo ci hanno Metaso e numero civico. Cascoli. Ma Sono qui ci state facendo possiamo. le strade, una volta non c'erano le strade. Ma io volevo dire. Ci possiamo levare il dubbio andandoci a fare un sopralluogo? Sì, però scusa Michela, in questo caso l'oggetto della questione è diverso, perché ci possono anche essere qui le condizioni per l'abitabilità, l'accessibilità, magari non ce l'ha prodotte l'osservante o non sono in cartografia. Te, è vero, lo vedi il nucleo che è lì vicino, ma c'è anche un bel corso d'acqua nel mezzo fra l'abitazione e il nucleo, quindi effettivamente ci deve poter essere per poter arrivare a quella casa lì, uno, due, o rudere che sia, una strada che al momento non la vediamo. Ma al di là di questo, è fuori di dubbio che quella roba lì, pur in cattivo stato di conservazione, una casa lo è. Una casa lo è. È Sì, vero o no? quello certo. Quindi voglio Però ti dire. volevo dire, ben appunto, per com'è messa e perché è una casa e perché ci vogliono tirar fuori una prima abitazione, se c'era la possibilità di agevolare il recupero di questo stabile e dargli un 2 per recuperarlo meglio, mi sembrava una posizione ottimale a me, sinceramente. Qui non deturpavi il territorio, veniva un lavoro fatto meglio, gli permettevi di farlo meglio, secondo me, che recuperare il vecchio. Secondo me, per i criteri che abbiamo utilizzato sul Capezzano, questo è un 1 con superfetazione e naturalmente sulle superfetazioni io, insomma, mi faccio carico,
Però era messo meglio quello di Capezzano, eh? Questo lo recuperi peggio, Simone, forse era lo recuperi meglio con la demolizione anche della ricostruzione. Era messo meglio dal punto di vista strutturale, hai ragione. Strutturale, ti dico. Questo lo recuperi meglio con una demolizione e una fedele ricostruzione. Chiaramente, come si diceva, stando attenti alla fedele ricostruzione. Anche perché ci sono tutti gli incentivi del 110, sisma bonus, queste cose qui. Chi vuole fare una prima abitazione lo recupera meglio con un discorso di demolizione e fedele ricostruzione, dove è possibile. Ora io non ti dico, ti ho detto, questi sperduti nelle collinette come ce l'abbiamo noi purtroppo. Va bene, ma io ho semplicemente detto la mia opinione. Lo registriamo fra quelli dove non c'è una convergenza di opinioni. Oh, ripeto, non è che ci possono essere dei casi in cui... Va bene, poi insomma... La Michela, si torna lì. Quando si torna al discorso prima casa, siamo tutti sensibili. Anch'io sono sensibile a questo discorso della prima casa. Certamente, se ci siamo dati dei criteri, quei criteri... Cioè, ci sono dei criteri, cioè, se no a volte sì, a volte no, diventa un problema. Ma vedi, Riccardo, da uno stabile a un altro, io non credo che ci sia la possibilità di adattarli ugualmente a tutti gli stabili, capito? I criteri sì, generali, però da uno stabile a un altro, dalla conservazione dello stabile, da come è inserito lo stabile, io sono convinta che non si può da uno stabile all'altro, ma non perché... Perché sono proprio messi diversi gli stabili, secondo me, capito? È proprio diverso vedendo il discorso proprio dello stabile in sé per sé. Non per volere fare delle discriminazioni sulle persone, capito? No, ma ho capito bene, ma è nobile anche il pensiero, ti dico di no, anch'io... Insomma... Perché allora, Riccardo, se si sta a vedere quello che ci disse il Cinquini, che io me lo sono appuntata, lui ci disse all'inizio, ti ricordi, si fece la commissione, ci disse che il 2, il valore del 2 nel tempo, dice, è quello che quando hanno aggiunto elementi di alterazione di muratura e hanno subito delle alterazioni nel tempo, se ne sono stati aggiunti elementi nuovi che però permettono di leggere ancora l'impianto storico, sono di valore 2. Quindi allora regola tutti quelli che avevano avuto delle alterazioni nel tempo che però permettevano di leggere, e allora erano tutti due. Allora tanti ne abbiamo visti che hanno avuto alterazioni che però l'abbiamo lasciato in uno. Cioè, capito? È un po'... Appunto, no, è per quello che ti dico, no? Facevo per dire... Io mettiamo... Io, non è il discorso dei due, però qui se si fa questo ragionamento si cambia il criterio di valutazione, no? Perché la superfetazione fatta a Capezzano l'abbiamo considerata di influente ai fini della classificazione, e qui invece si fa un altro ragionamento. Ma stabile era un'altra cosa, questo stabile qui te metti a recuperarlo come uno o te metti a poterlo buttare giù e a fare una fedele ricostruzione, è tutta un'altra cosa, è difficile recuperarlo. Fabrizio Cinquini di questo fabbricato ha detto che non ci sono dubbi che è uno, siccome io ho vissuto anche l'istruttoria. Siccome te richiamavi il pensiero di Fabrizio Cinquini, che oggi è assente, Fabrizio Cinquini non ha dubbi sul fatto che questo sia uno, ok? No, ve lo comunico. E allora ci ha spiegato male all'inizio, perché lui ci disse che... Non è detto che abbia spiegato male, è che ci possa anche essere... Ma forse l'ha detto quando ci sono dei cambiamenti grossi, no? Come diceva certamente, prima, non è che qualsiasi... Che ha perso... Allora diciamo che si va un po' a sensibilità, che vi devo dire? Infatti, ecco, ci sono delle sensibilità che anch'io mi ci riconosco, e mi dispiace perché chi ha la prima casa gli andrei sempre incontro perché ha bisogno. Valutiamo tutto. Comunque, mettiamola tra quelle dove c'è una divergenza, no, di vedute, non ci ripeto, non c'è nulla di male, però ecco, onestamente più approfondimenti istruttori non... Cioè, qui si vede, l'edificio si vede, è leggibile, cioè non è che si tratta di decidere, insomma, no? Quindi, segniamocene, ce n'è un'altra dove ci sono, no, delle divergenze di opinioni. Poi ci sta anche che magari le proposte normative, no, che verranno fatte da me possano aiutare, vediamo, non lo so, va bene? Quindi Simone rimane uno col discorso della superfetazione lì, no, come... No, rimane uno, cioè... Nel senso, orientativamente, dicevo.
Non mi sembra che l'ufficio sia nelle condizioni di cambiare istruttoria, lo dico sinceramente. Cioè, la no, manuale... sì, ecco, ma dicevo, orientativamente, come si è fatto con quelle altre di Capettano, dicevo. C'è anche un problema, mi pare lo dicesse anche Riccardo, che al di là del fatto che è chiaro che tutti abbiamo sensibilità verso i problemi delle persone, però onestamente distinguere questo caso da quelli di Capezzano io onestamente la vedo complicata, cioè è molto simile il caso, sì è vero, è diverso un po' il livello di conservazione dell'edificio, questa è l'unica differenza, però per il resto sono casi dove c'è un edificio che ha una qualità storica fuori discussione e piccole superfetazioni accanto, insomma, no? Addizionate, quindi andiamo avanti, però segniamocela, questa è fra quelle dove magari ci può essere anche una divergenza. È una curiosità, un edificio del genere, una cantina, una taverna, ci si può fare sotto? Abbiamo scritto nel PO che sarà il regolamento edilizio a dover disciplinare gli interventi pertinenziali. Quindi questo sarà... è già circa 90 metri, no? Cioè, se ci fosse la possibilità di fare una taverna per andare incontro anche alle esigenze che dicevamo. Ma come fai su un edificio conservato così, se non gli fai fare la demolizione e la fedele ricostruzione, Ricca? Ho capito, ci saranno dei metri, non lo so, effettivamente... Non lo so, io che parli Iacomini, che se ne intende più di noi, no, però no, Alberto, che ne pensi? Però volevo cercare di andare incontro anche a chi vuole utilizzare questi edifici come prima casa, magari se 90 metri quadri, facendoci una taverna di 45, gli arriva a 130-135 metri, insomma è già una bella consistenza, dico. Poi non lo so, sentiamolo Iacomini, lo sa lui... Io non lo so, lui sicuramente lo sa meglio di noi. Se lo spartiacque lo fa la prima casa e quindi recupera valorizzazioni, corre l'obbligo precisare che questa è già un'abitazione, no? E quindi questa può essere già recuperata come civile abitazione. Quindi Michela, magari non avevi la percezione di questa situazione. È uno, anche se fosse uno, questa è già abitazione nella sua attuale consistenza, la recupera e la valorizza. Non entrerai nel merito delle dimensioni, se è opportuno 30 o 40, una casa giusta di 90-130, ma queste sono altre situazioni. Però questa, se volessi prendere come abitazione, se io volessi fare un investimento come abitazione, perché mi piace il luogo, bisogna una prima casa e vi trovo l'oggetto, è compatibile con la classificazione 1, questo è possibile. No, oggi. Ma ti dicevo la fattibilità del recupero, è fattibile recuperarlo con l'1, era meglio fare una demolizione con una fedele ricostruzione, questo ti dicevo, è fattibile recuperare l'oggetto. Allora, partiamo dal presupposto che l'auspicabile per l'imprenditore barra investitore è che si radesse tutto al suolo e si va di nuovo, no? Questo è fuori discussione, perché se ragioniamo in termini economici, questo è fuori discussione, non occorre essere geometri, basta avere prontezza della cosa. Chiaramente che dobbiamo unire il buon senso con quello che ci offre il territorio, no? Quindi trovare un giusto equilibrio. È chiaro che quelli che sono uno, se dobbiamo rispettare certe prescrizioni, la somma che uno deve accantonare è sicuramente maggiore, non ti so dire di quanto, perché non possiamo standardizzare l'intervento. Perché per esempio ci sono case che sono fatte con sassi di fiume, ecco lì porrei un'attenzione, no? Dico, ci sono case che sono fatte con sassi di fiume, lì mi risulta un po' più difficile recuperarla con sassi di fiume, visto che mi è precluso andare a prendere sassi in fiume, no? Ma questa è un'altra, è una botata, è una battuta. Sì, è più esoso, costa di più, però non è impraticabile come situazione. Tutte le ristrutturazioni costano di più. Chiaro, qualsiasi operazione di recupero edilizio sull'esistente ha dei costi maggiori in termini unitari rispetto all'edificazione sul nuovo. Questo è fuori di dubbio. Dopodiché, per sapere quello di cui ha bisogno quell'abitazione, quella casa che già è casa, per tornare a esserlo sul piano tecnico e delle prestazioni, chiaro che andrebbe conosciuta un po' meglio. Volevo segnalare una cosa però, visto che ci sono anche dei ruderi che erano case e che potrebbero avere la documentazione per poter tornare anche a essere case, perché abbiamo scritto una norma che se in presenza di una documentazione dimostrativa della condizione precedente
ti può far comportare la trasformazione del rudere alla situazione appunto prima della sua compromissione. Ecco, è chiaro che bisogna immaginare delle condizioni edilizie diverse rispetto a quelle originarie del rudere, no? Per cui immagini una situazione che ti mostrerà il fabbricato nelle stesse condizioni o molto simili a quelle in cui si trovava prima di venire giù, però è chiaro che il ruolo strutturale di certe componenti non è più lo stesso e c'è bisogno di altro tipo di strutture. E qui molto probabilmente siamo vicini a una situazione del genere, no? Dove il recupero edilizio lo fai, uno o due che sia, perché parliamoci chiaro, qui mi sembra che cambi proprio poco sull'esistente, attraverso delle tecnologie adeguate che ti salvano l'immagine del fabbricato per come lo vediamo oggi, ma fanno assolvere a delle altre componenti il ruolo strutturale che devono avere. Cioè, per intendersi, le murature di un rudere che vogliamo recuperare per farlo tornare a essere quello che erano prima di un rudere non avranno più o difficilmente avranno lo stesso ruolo strutturale che avevano quando il rudere stava in piedi. È fuori di dubbio questo. Ma è una questione tecnica. Mi dici, Jacopo, con l'uno, nella ristrutturazione di un uno si può usare il discorso tutti per il 110%, tutto il discorso del sisma bonus, queste cose qua si usano. Però qui cambia molto più facilmente che di un piano urbanistico, quindi bisogna vedere. Anche ristrutturazione, ti volevo dire. Ma già se saranno mantenuti. Sì, comunque è chiaro che sì, le ristrutturazioni in linea generale si fanno queste cose. Cioè. Alberto aveva chiesto la parola. Sì, sull'eco bonus, però. Siccome ora diventa una cosa, diciamo, a livello nazionale, lì vanno divisi gli interventi, perché c'è una serie, si dice tutti eco bonus, però c'è una serie di interventi che sono la facciata nelle zone A e B è un altro incentivo, quindi te fai la facciata e quindi ti danno, mi pare, il 90%, mi diceva Antonella, non lo so. Poi c'è quello sismico, quindi quella casa lì deve fare il cordolo di rigiro, che quindi siccome è uno abbasserà i muri e poi ci farà tutto il cordolo, quello è il bonus sismico. Poi c'è il bonus del 110 per il risparmio energetico, quindi lì si dovrà capire dove mettono i pannelli fotovoltaici, se sul tetto, su quei fabbricati lì o accanto. Poi c'è l'altro bonus che riguarda, non mi ricordo cosa, insomma c'è una serie di incentivi. Il cappotto termico rientra nel 110, però il cappotto termico è fatto dai pannelli fotovoltaici, il cappotto, le finestre, gli infissi, addirittura il riscaldamento se lo fai a pavimento. È chiaro che la cosa lì è una coperta. Lì è un cappotto e una coperta. Rimane fuori una serie di interventi, quelli poi vanno nella ristrutturazione che al momento mi sembra che sia al 50%. Ora Draghi aveva detto che in un prossimo provvedimento voleva riunire tutti questi incentivi, farne uno solo e non mi ricordo a che percentuale, però è chiaro che su fabbricati sia uno sia due, non ti parlo degli altri, sono ammessi tutti questi interventi, cioè non è che se uno non prende il risparmio energetico, anzi, cioè è meglio. Alberto, la discriminante per il bonus è la destinazione finale dell'immobile, che deve essere civile abitazione. È solo questa discriminante, non c'è nessun altro tipo di discriminante. Volevo suggerire all'architetto, all'ufficio e all'architetto, all'assessore, agli architetti dell'ufficio e alla commissione, per gli uno che sono equiparabili alla classificazione D1, che è Pietrasanta, che di certo non brilla per premialità, no, per quanto riguarda i bonus edilizi, ha codificato l'intervento in questa maniera qua. Fermo restando tutto quello che noi abbiamo definito per l'uno, che è pari quale a quello che ha definito il comune limitrofo con il quale io sovente lavoro, loro hanno istituito il rilievo critico. Quindi
fermo restando che il fabbricato deve essere mantenuto in quella consistenza o in quelle situazioni, se è oggettivamente dimostrato, io ho fatto l'esempio perché mi è rimasto negli occhi di quello fatto con i sassi di fiume, faccio l'esempio, no? Ma dove è dimostrato che al di là della convenienza economica, che non deve essere una discriminante, perché se uno l'ha comprato l'aveva già messo in conto, no? Di intervenire così se aveva un buon consulente tecnico, dove è dimostrato che è impossibile sostanzialmente mantenere la prescrizione, allora sì, Simone può essere data, che deve essere tipologicamente identico a quanto documentato essere preesistente. Però l'istituto del rilievo critico, per dare una marginalità di intervento, è chiaro che se è crollato l'intonaco, non ti posso dire che non lo devo tirare giù perché non posso rifare l'intonaco, no? Ma dove oggettivamente sono preesistenti delle situazioni, questo istituto del rilievo critico, che non è altro che una relazione documentale storica e un ingegnere che quindi insieme al tecnico progettista si assume la responsabilità di asseverare che è impossibilitato a, ancorché con il cordolo, col betoncino armato o con qualsiasi tecnologia costruttiva che abbiamo oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi è impossibile mantenere, quindi vedere delle soluzioni alternative per gli uno. La studio è una cosa che non conosco, la studio. Ho capito il concetto. Che si fa? Ci fermiamo? Si va avanti? Sì, vi volevo dire che il CED ha telefonato ricordandoci che sta per chiudere. Si può chiudere, direi. Semmai ci abbiamo la necessità di programmare, almeno, no? Mi pare. L'ultima convocazione è quella di oggi o quella di lunedì? C'è lunedì è oggi. No, è oggi. E oggi dobbiamo programmare agosto se è possibile. Allora, la prima settimana è utilizzabile? Per me sì. Sì, dopo no. Per me sì. Per me sono tutto utilizzabile, tanto non vado neanche un'ora in ferie. No, per me allora, no. io mi adatto alla commissione. Io vado via, ma insomma ho un computer per collegarmi, quindi mi collegherò. In ciabatte? No, cercherò di avere un abbigliamento decoroso, insomma. No, io vado via, se vado via la commissione la voglio fare davvero. Vai via. Riccardo, quando vai via? Io dopo il 9. Si può chiudere la commissione, intanto.